Per me è un piacere, diciamo, portare il saluto istituzionale come direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell'Informazione e di Economia a questo, webinar sul lavoro povero che, diciamo, viene aggiornato ogni anno. Si tratta di una tematica quanto mai attuale, lo era già l'anno scorso, come ho avuto modo di dire, quest'anno ancora di più, anche alla luce, del discorso di insediamento del Presidente della Repubblica, che, diciamo, non si è riferito in particolare al lavoro povero, ma ha parlato del contrasto alla povertà e certamente. Ancora più grave è la povertà di chi lavora e quindi, diciamo, non dovrebbe essere in queste condizioni. Quindi, diciamo, tutti gli studi e le analisi che servono a capire, perché si verificano queste cose, come porvi rimedio, quali sono gli investimenti, diciamo, che hanno maggiormente redditizi per, diciamo, contrastare questo fenomeno, quindi che a parità di capitali investiti, funzionino meglio, e anche quali sono le soluzioni normative, le soluzioni, chiamiamole, di moral suasion, che possono portare a mitigare questo fenomeno, diciamo, sicuramente molto interessante, per tutti noi, diciamo, cittadini italiani. E in particolare è particolarmente interessante per voi che lo studiate, quindi, che studiate il fenomeno e che lo analizzate. E quindi io vi, diciamo, auguro un buon lavoro, un proficuo webinar sia a tutti, i relatori e le relatrici che a tutti coloro che lo ascolteranno. E ringrazio di nuovo, diciamo, gli organizzatori per essersi impegnati, anche d'intesa con altri atenei che poi ospiteranno altre giornate di questa serie di seminari a organizzare questo evento. E a questo punto, diciamo, vi lascio spazio e purtroppo mi devo scollegare, non posso restare a sentire qualche interessante intervento. Allora, buon lavoro. Grazie Walter, grazie direttore che si è collegato nonostante che avesse appunto anche una riunione quasi in contemporanea, quindi ci ha fatto questo omaggio di darci il saluto istituzionale del nostro dipartimento che non a caso è il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e di Economia. Grazie direttore, buon lavoro a te. Buon lavoro a voi. Buongiorno. Dunque, buongiorno a tutti. Oggi ci ritroviamo per il secondo ciclo di webinar del PRIN sulle nuove povertà. Avevamo iniziato tempo fa con la prima parte di questa ricerca che disegnava la fenomenologia del lavoro povero sul piano economico e con alcuni spunti di carattere giuslavoristico e amministrativistico. Oggi il nostro ragionamento si svolgerà, non a caso la locandina cita nel titolo l'oggetto del seminario, Il lavoro povero oltre la subordinazione. Perché? Perché al di là dei risvolti giuslavoristici che avevamo assegnati nello scorso webinar, qui si tratta di aprire il confronto su un altro terreno molto importante, molto più complesso che quello del lavoro autonomo. E quindi ci sarà un primo intervento di Andrea De Filippo sulla parte economica della questione, e poi i valenti colleghi di diritto privato e diritto pubblico dell'economia ci disegneranno lo scenario del lavoro povero all'interno della subordinazione. Infine, il professor Giulietti anche disegnerà la questione delle clausole sociali all'interno del contrasto della povertà. Quindi io non andrei oltre perché vogliamo sentire le varie relazioni. Io andrei soprattutto darei subito la parola ad Andrea De Filippo per la parte economica, per l'analisi del lavoro autonomo, l'analisi economica sul lavoro autonomo. Prego Andrea, grazie.
Allora, buongiorno a tutti, grazie al professor Lambertucci, grazie a Lina per aver organizzato questo incontro e grazie a tutti i colleghi del PRI innanzitutto. Allora, inizio con la condivisione dello schermo, prego di darmi un feedback se riuscite a vedere. Allora, soltanto un secondo. Riuscite a vedere il mio schermo? Sì, vediamo. Sì, Andrea, vediamo. Grazie. Vediamo, sì. Grazie. Allora, diciamo, in questo intervento cercherò di presentare in qualche modo una panoramica di quella che è la situazione del lavoro autonomo, diciamo, in Italia, anche con dei confronti con l'Unione Europea, e in modo particolare, diciamo, di affrontare il tema della povertà lavorativa. Cominciamo proprio da questo termine, povertà lavorativa. Cioè, nella letteratura economica spesso si parla anche di in work poverty, si utilizza l'espressione in work poverty o working poor. Alcuni danno accezioni diverse a questi termini, però noi li utilizzeremo, diciamo, come sinonimi nel corso della presentazione. La povertà lavorativa, diciamo, è un fenomeno post-industriale, se vogliamo. È un fenomeno che è strettamente legato al diffondersi di quelle riforme dei mercati del lavoro che hanno cercato di aumentare il grado di flessibilità del mercato del lavoro, soprattutto tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Mentre in precedenza gli economisti ritenevano che in qualche modo avere un lavoro fosse lo strumento migliore per fuggire dalle situazioni di povertà. Questo credo era un credo che era legato anche a un modello produttivo che era quello, diciamo, successivo alla Seconda Guerra Mondiale, cosiddetto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Diciamo, in cui predominava il lavoro standard. Che cosa si intende nelle scienze sociali ed economiche per lavoro standard? Il lavoro standard era un lavoro generalmente con contratto di lavoro dipendente, a tempo indeterminato e a tempo pieno. Ora, con il venir meno di queste forme di lavoro standard, e con l'affermarsi appunto dei processi di flessibilizzazione dei mercati del lavoro cominciano a sorgere problemi come quello dell'in work poverty e come quello dell'incremento delle disuguaglianze dei redditi tra i percettori di redditi, cioè tra i lavoratori dipendenti. La letteratura economica ha affrontato il tema della povertà lavorativa, ma lo ha fatto soprattutto in riferimento ai lavoratori dipendenti e soprattutto a altre forme di lavoro non standard, come esempio i lavoratori con contratti a tempo determinato, i lavoratori con contratti part-time e via dicendo. Ora, tuttavia, vista anche la dimensione, diciamo, del lavoro autonomo, basti pensare che nel 2018 nell'Unione Europea c'erano circa 33 milioni di lavoratori autonomi, il 14% del totale. Non possiamo più chiudere gli occhi, bisogna cercare di analizzare questo problema. Penso che ci sia qualche microfono aperto, se gentilmente potete chiuderlo. Allora, chi sono i lavoratori autonomi? Chiaramente noi non cerchiamo di dare una definizione giuridica, lascio l'incombenza poi a chi verrà dopo. Da un punto di vista economico e diciamo anche sociale, se vogliamo sociologico, la categoria dei lavoratori autonomi è una categoria molto estesa, è una categoria al suo interno disomogenea che crea, diciamo, delle problematiche perché diciamo, nel momento in cui il perimetro della definizione è così ampio, si possono avere, diciamo, all'interno, cioè, della categoria tutta una serie di sfumature e di situazioni tra di loro molto differenti. Generalmente, guardando alle statistiche di Eurostat, si distingue tra due gruppi. A quelli che vengono definiti self-employed with employees, cioè lavoratori autonomi che occupano, che impiegano lavoratori dipendenti. Grossolanamente potremmo dire che diciamo, riguarda soprattutto una platea, ad esempio, di imprenditori che diciamo, hanno alle loro dipendenze, diciamo, dei lavoratori remunerati. E poi c'è la categoria dei lavoratori autonomi senza dipendenti, quindi che nello svolgimento della loro attività, nel perseguimento, diciamo, di un guadagno, di un profitto, lo fanno senza impiegare lavoratori dipendenti. E molto spesso si utilizza anche l'espressione on-account workers.
Ma quanti sono i lavoratori autonomi? Allora, nel 2020 in Italia i lavoratori autonomi erano circa 5 milioni, erano 4 milioni e 8 secondo i dati Eurostat. Di questi 4,8 milioni, 3 milioni e mezzo erano i lavoratori dipendenti, scusate, i lavoratori autonomi senza dipendenti, e 1,3 milioni erano i lavoratori autonomi con dipendenti. Questo a fronte di un totale di persone che hanno un'occupazione di circa 23 milioni in Italia. Ma che vuol dire in termini relativi? Ce lo dice il grafico sottostante. L'Italia, se vedete, all'interno dei paesi dell'Unione Europea, è il paese che ha il numero, in termini percentuali, più alto di lavoratori autonomi rispetto al totale degli occupati, secondo solo alla Grecia. Quindi in Grecia abbiamo quello che noi abbiamo definito self-employment rate del 28,8%, in Italia siamo al 21,1%. Quindi tra i paesi dell'Unione Europea, dopo la Grecia, l'Italia è il paese in cui la quota di lavoratori autonomi è la più alta. E questo già è un primo dato sul quale riflettere. Solo a termine di paragone, se scorriamo tra i paesi, vediamo che ad esempio la Germania ha un tasso di 8,3%, quindi c'è una distanza di circa 13 punti percentuali. Se andiamo a scomporre poi tra le due componenti di cui abbiamo detto prima, cioè lavoratori autonomi con dipendenti e senza dipendenti, si vede che il peso maggiore è proprio quello dei lavoratori autonomi senza dipendenti. D'accordo? Nel caso dell'Italia sono circa il 6% sono i lavoratori autonomi con dipendenti, mentre il restante è costituito, diciamo, dai lavoratori autonomi senza dipendenti. E questa situazione, diciamo, anche se con percentuali diverse, la ritroviamo in tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi con una prevalenza dei lavoratori autonomi senza dipendenti. Ma perché si diventa lavoratori autonomi? Diciamo, la letteratura, scienze sociali, letteratura economica, hanno cercato di capire quali sono i driver per cui i lavoratori sono spinti ad essere, diciamo, lavoratori autonomi, a scegliere la via del self-employment. Sono diverse ragioni. Allora, uno dei primi motivi che è stato evidenziato è in qualche modo l'attitudine di alcuni soggetti ad assumersi il rischio di impresa, quindi una propensione al rischio che può giustificare in qualche modo la volontà di alcuni soggetti, diciamo, di diventare lavoratori autonomi e soprattutto di fare una sorta di bilanciamento tra quelli che sono i guadagni potenziali del lavoro autonomo e il rischio di impresa, diciamo. E subentrano anche dei fattori, diciamo, di carattere sociodemografico, ad esempio l'età. Cioè, si vede, alcuni studi mostrano, diciamo, che tendenzialmente diventano lavoratori autonomi o i lavoratori più giovani o quelli che hanno maturato una certa esperienza. Quindi non c'è una relazione lineare, diciamo, tra età e attitudine a diventare lavoratore autonomo. Altro aspetto importante che viene sottolineato dalla letteratura è l'autonomia e la flessibilità dell'orario. Quindi, diciamo, c'è un certo numero di lavoratori che decidono di essere lavoratori autonomi perché in questo modo hanno maggiore, diciamo, autonomia nell'organizzazione del lavoro e una certa flessibilità dei tempi di lavoro. Questo è vero soprattutto per le donne, laddove si prende in considerazione la necessità di bilanciare i tempi di lavoro con i tempi di vita. Una terza situazione che è stata rilevata dalla letteratura specialistica è quella che potremmo definire un lavoro autonomo involontario, nel senso che si tratta di lavoratori che non hanno la possibilità di trovare lavoro come dipendenti, questo perché o sono poco qualificati o hanno un background migratorio che rende difficile inserirsi nel mercato di lavoro dei paesi, diciamo, di arrivo. E quindi non hanno altra via che essere lavoratori autonomi. Ora, perché si diventa lavoratori autonomi in Italia? Questi sono dati Eurostat del 2017. Vediamo che la gran parte dei rispondenti, circa il 37%, diceva di essere lavoratore autonomo perché c'erano delle opportunità favorevoli o in termini di guadagno o in termini di occupazione. Qui ci stiamo concentrando soltanto, diciamo, sui lavoratori autonomi senza occupati. La categoria che segue è quella relativa a chi ha deciso di essere autonomo per continuare un'attività di famiglia. E questo è un aspetto molto importante che probabilmente
voi giuristi conoscete anche bene, quello diciamo, dell'attività delle imprese familiari, e quindi si vede come esempio in Italia circa il 18-19% di chi ha risposto a questa intervista diceva di essere lavoratore autonomo perché stava continuando un'attività familiare, ok? Quello che colpisce di più è probabilmente l'ultima delle categorie, cioè coloro i quali sono appunto autonomi perché non hanno trovato lavoro come lavoratori dipendenti. In Italia sono circa il 13%. E diciamo che in Europa, diciamo sono le linee quelle blu, più o meno questa percentuale è di poco superiore, ma siamo su quei livelli. Quindi c'è un fenomeno, potremmo dire, di lavoro autonomo involontario. Passiamo proprio alla povertà. Ora, come sappiamo, la povertà lavorativa all'interno dell'Unione Europea viene misurata con un indicatore che è il Work at Risk Poverty Rate. Questo indicatore, che fa parte degli indicatori di Laeken dal 2003, come considera i poveri, i lavoratori poveri? Si è considerati lavoratori poveri se nel corso dell'anno di riferimento si è lavorato almeno 7 mesi e si vive in una famiglia il cui reddito equivalente disponibile è inferiore alla soglia di povertà. Quindi questa definizione utilizza due criteri. Un criterio che è un criterio individuale, cioè quello che è l'outcome del lavoratore cioè sul mercato del lavoro, il fatto di lavorare almeno 7 mesi. D'altra parte un criterio legato invece alla condizione familiare, vivere in una famiglia povera. Questo approccio, seppur diciamo comprensivo e probabilmente capace di dare una visione più attenta di quello che è il contesto in cui il lavoratore vive, ha però una serie di problemi. Problemi perché? Perché nel momento in cui consideriamo l'aspetto familiare, diciamo c'è un pooling dei redditi all'interno della famiglia, perdiamo quello che è l'aspetto invece legato agli esiti del lavoro del lavoratore sul mercato del lavoro, d'accordo? Solo per una parentesi, quando parliamo di povertà lavorativa non stiamo parlando di basse retribuzioni, anche da un punto di vista degli indicatori che vengono utilizzati sono diversi. Le basse retribuzioni fanno riferimento a un esito individuale del lavoratore sul mercato del lavoro. La povertà lavorativa o in work poverty fa riferimento ai redditi equivalenti disponibili, cioè ai redditi familiari, al netto diciamo, delle tasse, con l'utilizzo diciamo, delle scale di equivalenza. Uno dei problemi che è stato evidenziato nella letteratura con l'utilizzo di questi indicatori è il gender paradox, che vuol dire, come sapete, purtroppo, nella maggior parte dei paesi europei, a parità di mansioni, diciamo, le donne ricevono una retribuzione più bassa rispetto a quella degli uomini. Ora, se si va a vedere, il rischio di povertà lavorativa è più alto per gli uomini che per le donne. Perché? Perché tendenzialmente le donne vengono considerate second earners, cioè vivono in famiglie in cui ci sono altri percettori di reddito che percepiscono dei redditi più alti. Quindi, nel momento in cui si considerano i redditi messi insieme, le donne no, non sono più povere. Non sono più lavoratrici povere, anche se hanno delle basse retribuzioni. E questo è uno dei paradossi di questo indicatore. Ora, nel misurare la povertà lavorativa per i lavoratori autonomi c'è un altro problema, che è quello dell'affidabilità dei dati, dei dati sui redditi del lavoro autonomo. Questo perché, come è stato sottolineato dalla letteratura e soprattutto dalla statistica, c'è un fenomeno di underreporting dei dati sui redditi del lavoro autonomo, scusate. Ora, questo grafico mostra l'indicatore di work poverty per l'Italia, diviso tra i lavoratori autonomi, che è la linea blu, e i lavoratori dipendenti, che è la linea rossa. Come vediamo, dal 2009 al 2019, quindi ci fermiamo negli anni pre-Covid, c'è stata un'evoluzione di questi tassi di povertà lavorativa, sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi, ma in maniera più marcata per i lavoratori autonomi. Quindi per i lavoratori autonomi abbiamo avuto un aumento di circa 3 punti percentuali, mentre per i lavoratori dipendenti di circa 1 punto. Quello che colpisce è la distanza. Vedete, prendendo in considerazione soltanto il 2019, si vede che il work poverty rate per i lavoratori autonomi era di 17,6 contro i 10,3 dei lavoratori dipendenti. Tuttavia, questo indicatore deve essere preso con molta attenzione, con molta cautela, e poi vedremo perché. In Europa abbiamo una situazione analoga. Allora, per tutti i paesi dell'Unione Europea, con la sola eccezione degli ultimi due, quindi di Ungheria e Cipro,
Il rischio di povertà lavorativa che viene evidenziato è più alto per i self-employed, per i lavoratori autonomi, rispetto ai lavoratori dipendenti. Io li ho ordinati in base alla differenza, alla distanza, d'accordo? Quindi, con l'eccezione di Ungheria e Cipro, in tutti gli altri paesi si osserva che il work poverty rate per i lavoratori autonomi è più alto dei lavoratori dipendenti. Considerate però che, come abbiamo visto prima, il gruppo dei lavoratori dipendenti è molto più nutrito rispetto a quello dei lavoratori autonomi, e questo vale per tutti i paesi. Qual è il problema? Il problema è che, come abbiamo detto prima, questo indicatore di work poverty rate, crea delle difficoltà di interpretazione, sia per la questione legata al pooling dei redditi familiari, sia per l'affidabilità dei dati relativi al lavoro autonomo. Se noi andiamo a prendere un altro indicatore, che è quello della deprivazione materiale e sociale, la situazione cambia. Allora, la deprivazione materiale e sociale che cosa vuol dire? Vuol dire capire quali bisogni ritenuti essenziali vengono soddisfatti dall'individuo. In base al numero di bisogni che non si riesce a soddisfare, abbiamo, diciamo, un indicatore appunto di deprivazione materiale e sociale. Quello che si osserva, guardate, è un'inversione della tendenza. Quindi, se voi scorrete dalla Romania fino alla Danimarca, sono paesi in cui questo stato di deprivazione è più alto per i lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti. Dall'Austria in poi, quindi per la maggior parte dei lavoratori, tutti quelli che vedete col segno meno nell'ultima colonna, quelli che vedete col segno meno nell'ultima colonna sono quei paesi in cui la situazione di deprivazione sociale e materiale è più alta invece per i lavoratori dipendenti rispetto ai lavoratori autonomi. D'accordo? Questo indicatore rispetto al work poverty rate non è un indicatore monetario, cioè non è un indicatore che prende in considerazione soltanto il reddito, che è una misura monetaria, ma prende in considerazione la capacità di soddisfare bisogni essenziali. Per concludere, il problema della povertà lavorativa per il lavoro autonomo è un problema che non può essere più trascurato, proprio vista la dimensione del gruppo dei lavoratori autonomi, sia in Italia che in Europa. E una serie di politiche sono necessarie per affrontare questo problema. Innanzitutto, prevedere degli strumenti di sostegno del reddito di quei lavoratori autonomi in condizione di vulnerabilità. Ok? Chiaramente all'interno del gruppo dei lavoratori autonomi abbiamo di tutto, abbiamo dal grande professionista con un fatturato annuo di milioni di euro in persone che invece faticano ad arrivare alla fine del mese. Quindi occorre sostenere il reddito dei lavoratori autonomi in condizioni di vulnerabilità, sia nello svolgimento dell'attività, ma anche nel momento in cui si decide di chiudere la partita IVA, cioè prevedere degli strumenti di accompagnamento, di continuità nei redditi. Occorre rafforzare il sistema di controllo per evitare che ci sia un ricorso a forme fittizie di lavoro autonomo. Poi i colleghi giuristi approfondiranno probabilmente il tema. E quindi evitare che si eludano gli obblighi contributivi nei confronti dei lavoratori dipendenti. E laddove viene riconosciuto questo tipo, diciamo, di evasione, occorre riconoscere lo status di lavoratore dipendente. Infine, è importante dotarsi di un insieme di indicatori specifici per misurare la povertà del lavoro autonomo e per tenerne in considerazione l'evoluzione nel corso del tempo. Con questo concludo e vi ringrazio. Grazie ad Andrea che ci ha dato il necessario supporto economico per la riflessione giuridica. Mi sembra abbastanza importante aver disaggregato le varie situazioni dei lavoratori autonomi, che sono è un calderone enorme, quindi in cui bisogna differenziare e segmentare sostanzialmente. Mi sembra anche interessante l'ultima parte che Andrea lanciava poi alla riflessione giuridica che riguardava le misure di contrasto alla povertà sotto il profilo dei controlli, sotto il profilo dell'individuazione dei lavoratori poveri che stanno proprio in posizione di subordinazione, diciamo non di subordinazione ma di autonomia e quindi evidentemente di situazioni di debolezza contrattuale con le eventuali misure di contrasto alla povertà. Adesso darei la parola che si è collegata Alberto Lepore, che è professore associato a Roma 3,
che ci disegna, Buongiorno a tutti. salve, che ci disegna la questione del lavoro digitale, quindi ci fa vedere un po' questo lavoro digitale che sta in bilico tra autonomia e subordinazione. Grazie, puoi prendere la parola, grazie. Grazie, allora, grazie a voi di avermi dato questa opportunità e di poter parlare e discorrere di questo tema, che poi è un tema di grandissima attualità. Allora, è molto interessante, è stata la relazione economica del collega di Andrea sulla, diciamo, sul lavoratore autonomo. Volevo fare su questo punto alcune riflessioni dal punto di vista fattuale, poi passo ad analizzare un attimo alcune norme, perché naturalmente il tempo non mi permette di diciamo, approfondire tutto, però mi vorrei focalizzare soprattutto sui punti, diciamo, che rendono questo lavoratore sicuramente povero e quindi ci consentono di inserirlo nell'ambito di questa ricerca. Diciamo che questi lavoratori, cosa, prima di tutto diamo una definizione di lavoratore digitale. Il lavoratore digitale è una, diciamo, un lavoratore che svolge la sua prestazione attraverso appunto un provider di servizi. Generalmente questa prestazione appunto viene svolta dal lavoratore attraverso la domanda di lavoro che il lavoratore fa attraverso una app, oppure attraverso appunto un call center. A sua volta, appunto, il provider dei servizi fornisce la prestazione di questo lavoratore a diversi datori di lavoro che hanno bisogno del servizio o del bene. Volevo puntualizzare qualche cosa. In realtà non c'è, diciamo, dal punto di vista del lavoratore, generalmente questo avviene in Italia, poi non so in altri paesi europei qual è la situazione, una scelta di poter essere appunto subordinato o autonomo. La prestazione viene inquadrata necessariamente nell'ambito del lavoro autonomo perché, come sappiamo, come è noto a tutti, il lavoratore autonomo ha, diciamo, un numero di tutele molto diverso e minore rispetto al lavoratore subordinato. Quindi il provider di servizi necessariamente lo inquadra nell'ambito del lavoro autonomo. Ma quale tipo di lavoro autonomo, diciamo? Fondamentalmente, appunto, questo lavoratore digitale viene incluso nell'ambito delle cosiddette collaborazioni etero-organizzate. Ora sarebbe lunga la storia qui di queste collaborazioni. Sappiamo, come tutti noto, soprattutto ai cultori del diritto del lavoro, diciamo che in un primo momento, appunto, la definizione di collaboratore coordinato e continuativo veniva data dal 409 del codice di procedura civile, che in realtà non era una norma, diciamo, sostanziale, ma una norma processuale. Norma processuale che estendeva appunto alcune tutele del lavoratore subordinato anche a questo collaboratore coordinato e continuativo. Poi sappiamo che nel 2003 appunto è stata introdotta la normativa sul lavoro a progetto e poi ora praticamente il Jobs Act, in particolare col decreto legislativo 81-2015, appunto ha introdotto questa figura delle collaborazioni etero-organizzate. In realtà, fin dal primo momento, quindi fin dall'introduzione del decreto, non la dottrina si è concentrata sulla definizione di queste collaborazioni etero-organizzate e in realtà non ha capito, non si è ben capito, perché poi ci sono su questo interpretazioni difformi, se la collaborazione etero-organizzata sia in realtà una collaborazione destinata, diciamo, semplicemente a ricondurre questi lavoratori nell'ambito della subordinazione, quindi era una norma sostanzialmente che volta a cancellare addirittura le collaborazioni, diciamo, dalla faccia della terra e a includere queste collaborazioni quasi in via sanzionatoria, quindi nel lavoro subordinato, oppure se in realtà poi queste collaborazioni etero-organizzate, volente o nolente il legislatore, dovessero costituire una forma di lavoro, diciamo, diversa. Quindi
quindi sostanzialmente diciamo riconducibile a una tipologia di lavoro diversa rispetto appunto sia al lavoro subordinato sia al lavoro autonomo tout court, cioè al lavoro autonomo vero e proprio. Comunque la definizione di queste collaborazioni eterorganizzate è questa, cioè sono quelle collaborazioni nelle quali le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente a prescindere dai vincoli spazio-temporali. Quindi diciamo che l'organizzazione, le collaborazioni sono eterorganizzate quando le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, quindi a prescindere dagli spazi vincolo-temporali significa che queste collaborazioni sostanzialmente sono, diciamo, prevedono una libertà del collaboratore di poter appunto svolgere la prestazione senza essere vincolato né ai tempi né ai luoghi nel cui svolgere la prestazione. Su questa definizione poi va inquadrata e inserita la definizione del lavoratore digitale che è stata introdotta dall'articolo 47, comma 2 della legge 128 del 2019. Questa legge prevede che sono che il lavoratore digitale è il lavoratore autonomo che svolge attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di quell'articolo 47,2 lettera A del codice della strada. Quindi anche attraverso la piattaforma anche digitale, quindi in realtà non è, diciamo, previsto necessariamente che vi sia una piattaforma digitale, ma questo lavoratore autonomo svolge attività di consegna di beni per conto altrui. La definizione è molto ristretta, in realtà il legislatore prende atto nella realtà che esiste tutta una categoria, diciamo, di lavoratori che devono essere necessariamente autonomi, che appunto consegnano beni per conto altrui attraverso un velocipede o veicolo a motore. Su questa definizione, logicamente, debbono già subito e immediatamente essere fatte delle critiche. Perché debbono essere fatte delle critiche? Perché in realtà, appunto, sicuramente nell'ambito del lavoratore digitale, questo nella realtà dei fatti, non c'è soltanto colui che consegna, che fa la distribuzione alimentare, non ci sono soltanto i ciclofattorini nel settore della distribuzione alimentare. Se andiamo anche a controllare le app o comunque gli strumenti telematici che ci consentono di essere provider di prestazioni di lavoro, vediamo che ormai la prestazione di lavoro prevede tutta una serie di non soltanto consegna di beni, ma anche di fornitura di servizi che in realtà però non sono previsti dalla legge. Quindi già questa, diciamo, categoria di lavoratori che per esempio fornisce servizi è al di fuori della definizione legislativa, e questa già è una prima critica, secondo me, che va fatta alla legge. Perché il lavoratore digitale può essere, e questo poi è il centro della nostra ricerca, può essere considerato un lavoratore povero? È un lavoratore povero perché in realtà qui non siamo in presenza di un lavoratore discontinuo. Noi abbiamo visto nel diritto del lavoro che abbiamo studiato nel corso degli anni l'emersione di tipologie di lavoro a termine, di tipologie di lavoro appunto, diciamo, discontinue, come il lavoratore part-time che svolge l'orario di lavoro soltanto alcuni giorni del mese, della settimana, dell'anno. Qui abbiamo un lavoratore in realtà, a mio parere, che non ha una prestazione discontinua, ma addirittura una prestazione di lavoro frammentaria, perché non soltanto svolge la prestazione soltanto per alcune ore al giorno, pensiamo appunto al ciclofattorino che consegna il cibo a domicilio di colui che vuole questa consegna, ma oltretutto è un lavoratore che svolge magari la prestazione per diversi datori di lavoro. Quindi la prestazione si frammenta appunto tra diversi datori di lavoro. Questo provoca la povertà del lavoratore, perché il lavoratore non ha un datore di lavoro, e questo ma ha diversi datori di lavoro, perché il lavoratore lavora con una prestazione che è sostanzialmente soltanto per alcune ore del giorno, e soprattutto è una prestazione che viene svolta se e quando il provider chiama il lavoratore.
Quindi diciamo che in questo senso è molto difficile per questo lavoratore autonomo, per questa categoria, diciamo, di prestazioni, di collaborazioni etero-organizzate, riuscire prima di tutto ad arrivare a un compenso, a un salario minimo che possa essere sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa. Questo è il primo punto che vorrei mettere in evidenza. In realtà la legge 128/2019 ha previsto appunto alcune, diciamo, tutele. Ha tentato, pur nella definizione così ristretta, perché appunto, come ho detto prima, non appunto prevede una figura ampia, si concentra appunto la definizione soltanto su coloro che distribuiscono i cibi, distribuiscono quindi questi, fanno la distribuzione alimentare, e non su tutta la categoria delle collaborazioni etero-organizzate che lavorano attraverso una piattaforma digitale. La prima norma che appunto viene in evidenza e su cui si concentrano, a mio parere, le critiche maggiori è quella legata al compenso del lavoratore. Se andiamo a leggere l'articolo 47 quater della stessa legge del 2019, possiamo leggere che i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente. Ora, come vedete, non è la legge che stabilisce un salario minimo legale per il lavoratore appunto che lavora nell'ambito della piattaforma digitale, ma la patata bollente, se possiamo così dire, viene appunto demandata ai contratti collettivi delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, quindi diciamo dei sindacati maggioritari, dei sindacati, diciamo, in Italia, che sono i più importanti. Ora, il problema qual è? Il problema è prima di tutto quindi di volontà politica. Cioè, noi nell'esperienza del passato, quando appunto erano vigenti le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni a progetto, i sindacati e tanto più le organizzazioni datoriali non hanno mai voluto stipulare contratti collettivi per i collaboratori coordinati e continuative. Cioè non si sono mai assunti questa volontà politica di includere nelle tutele, che sono certamente le tutele più importanti che il diritto del lavoro può offrire, questa categoria, questa tipologia di lavoro. Perché? Perché naturalmente questo voleva dire sostanzialmente equiparare o comunque avvicinare questi collaboratori coordinati e continuativi ai lavoratori subordinati. Quindi il compenso, naturalmente, quindi la cifra del compenso dovrà essere stabilita dai contratti collettivi, se ci sarà logicamente la volontà politica da parte del sindacato. Questa è una norma sicuramente centrale, che però secondo me appunto può portare a non garantire al lavoratore, diciamo, digitale una retribuzione che possa essere parametrata all'articolo 36. A mio parere sarebbe stato forse meglio, invece di demandare, di rinviare ai contratti collettivi la previsione di un compenso appunto minimo orario, questo dice la norma, sarebbe stato più logico, secondo me, e avrebbe dato una maggiore tutela al lavoratore, probabilmente prevedere per legge un salario minimo legale, cioè prevedere un salario, diciamo, che con un minimo legale orario di retribuzione. Questa è la prima critica. Poi viene stabilito naturalmente dalla stessa norma che non si può, ma questa è già una norma che è importante, ma non permette di garantire il salario una retribuzione sufficiente. La norma vieta la retribuzione a cottimo e vieta appunto quindi garantisce al lavoratore una percentuale in caso di lavoro notturno.
Questo problema della retribuzione, quindi del compenso del lavoratore digitale, impatta naturalmente in maniera ancora più cospicua sul discorso invece contributivo. Perché è evidente che se il lavoratore naturalmente ha una prestazione che è frammentata, cioè che è sostanzialmente divisa e frammentata tra diversi diciamo datori di lavoro, sarà molto difficile che riesca a raccogliere i contributi sufficienti per poter avere una prestazione appunto previdenziale e in particolare per avere una prestazione appunto pensionistica. Il lavoratore cioè rischia di magari lavorare per diversi anni, come è successo già nell'esperienza italiana del lavoro, per diversi appunto datori di lavoro attraverso la piattaforma, ma poi di non riuscire mai ad avere una contribuzione sufficiente. Sappiamo insomma che i parametri in Italia per avere un trattamento pensionistico sufficiente sono abbastanza stringenti, che possa appunto portarlo a pensione. Quindi la norma, in realtà la legge che introduce questa figura, non nulla dice su questo punto e quindi chiaramente si deve rimettere sicuramente al legislatore questo problema, perché dovrebbe essere garantita quantomeno la possibilità di ricongiungere i periodi che il lavoratore autonomo, diciamo il collaboratore, svolge presso i diversi providers che erogano quindi queste prestazioni di lavoro autonomo, oppure di arrivare quantomeno alla totalizzazione dei diversi periodi, cioè alla appunto unificazione, diciamo, dei diversi periodi di versamento dei contributi che il lavoratore fa presso i diversi lavori autonomi. Su questo punto un interessante esperimento è stato compiuto in Belgio. Logicamente in Italia di questo istituto non ce n'è traccia. Un importante esperimento è stato compiuto in Belgio attraverso la istituzione di cooperative che assomigliano un pochino alle mutue di soccorso, cioè alle mutue di soccorso di un tempo, che erano appunto delle associazioni tra lavoratori che poi versavano i contributi presso queste mutue di soccorso per erogare il trattamento pensionistico. È stato fatto questo esperimento. I lavoratori, diciamo, discontinui o i lavoratori che svolgono la loro carriera lavorativa presso diversi datori di lavoro, in Belgio si possono iscrivere presso questa cooperativa e quindi possono poi versare, pur avendo diversi datori di lavoro e diversi appunto datori di lavoro o committenti, possono versare tutti i loro contributi presso questa cooperativa. In questo modo i contributi versati si accumulano su una posizione individuale del lavoratore, che poi chiaramente consente alla fine della carriera lavorativa, quindi al raggiungimento dell'età pensionabile, di avere un trattamento pensionistico, sia questo alto o sia questo basso, almeno di averlo, perché sappiamo benissimo che invece in Italia se non si arriva a un certo numero di anni di contribuzione non può neanche essere erogato il trattamento pensionistico, ma di questa appunto normativa non ce n'è assolutamente traccia nella legge del 2019. Altre tutele che sono state introdotte sono naturalmente il divieto di discriminazione, la protezione dei dati personali, poi ci sono la copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali. Comunque la tecnica normativa che è stata utilizzata in questa legge per il lavoratore digitale è molto simile alla tecnica normativa che fu utilizzata nell'ambito del lavoro a progetto, cioè attraverso l'estensione, diciamo, di spezzoni, di parti della normativa del lavoratore autonomo anche a questo collaboratore etero-organizzato, questo collaboratore etero-organizzato che però, diciamo, svolge una prestazione in via digitale. Ma in realtà
al di là di queste norme settoriali, al di là, diciamo, della normativa introdotta, che pure è abbastanza ampia, mi sembra comunque che il lavoratore digitale, nella forma, poi nella definizione ristretta, ristrettissima, quindi questa è una prima critica molto grande alla legge che deve essere fatta, rimane comunque un lavoratore povero, a meno che il sindacato non si prenda, diciamo, non prenda l'iniziativa di dare appunto al lavoratore digitale un salario, di conferire, di riconoscere al lavoratore digitale un salario minimo legale. B, nel senso di appunto dettare una normativa previdenziale ad hoc per il lavoratore digitale, che consenta appunto al lavoratore digitale di avere appunto, di riuscire ad arrivare ad avere un trattamento pensionistico. Quindi sicuramente ad oggi il lavoratore digitale attraverso la piattaforma può essere considerato un lavoratore povero, e quindi su questo secondo me si devono incentrare le nostre ricerche per trovare appunto delle tutele valide e utili anche per questa categoria di lavoratori. Io ho finito. Pietro. Grazie Alberto per questa appassionata relazione che ci fa vedere come all'interno anche del lavoro autonomo, il lavoro etero organizzato, ci sono appunto questa frammentazione della prestazione con i profili, sia per quanto riguarda la parte previdenziale, che è stata molto interessante, per quanto riguarda l'equo compenso e questo difficile rapporto equilibrio tra legge e contratto collettivo che ci portiamo appresso poi nella disciplina giuslavoristica. Da tanto tempo. Adesso darei la parola al professor Giuseppe Colavitti, ordinario di diritto costituzionale, per inquadrare il discorso sul piano costituzionale del lavoro povero ed equo compenso. Giuseppe, a te la parola. Grazie Pietro. Grazie al professor Lambertucci per questa occasione di discussione così interessante, direi soprattutto per la sua interdisciplinarietà, non solo perché ci sono colleghi giuristi di diverse materie, ma anche perché siamo partiti da una relazione economica che ho trovato molto interessante. Sì, la mia prospettiva è quella del punto d'osservazione del diritto costituzionale, e in particolare la mia tesi, la tesi che cercherò di sostenere pur nella brevità del tempo che ci è concesso, è quella che alcune recenti risposte normative al tema del lavoro povero dei professionisti sia Di Filippo che Lepore concludevano le loro relazioni, che chiaramente diverse per temi e per metodologia, con la sollecitazione dell'opportunità di misure legislative di sostegno e protezione, no, verso questo grande fenomeno. Alcune misure sono state effettivamente varate per il settore dei professionisti, e mi riferisco non soltanto all'equo compenso, ma anche alla legge 81 del 2017, che reca appunto misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale. È interessante questa difficoltà di definizione del lavoro autonomo, quindi è una definizione negativa, lavoro autonomo non imprenditoriale. E dicevo, alcune misure sono state introdotte effettivamente nel settore dei professionisti, che è quella porzione del lavoro autonomo di cui mi intendo occupare e che è più facilmente individuabile, circoscrivibile, perché è riferita appunto ai soggetti iscritti in albi e collegi professionali. E queste misure, appunto l'equo compenso, ma anche la legge 81 del 2017, presentano a mio avviso delle radici, delle profonde radici nel tessuto costituzionale e nel principio lavorista e nella nozione ampia di lavoro recata dal testo costituzionale, a cominciare dall'articolo primo, l'articolo fondativo dell'ordine costituzionale, che vanno ricercate queste radici, per cui si può parlare, se non forse
diciamo in senso strettamente tecnico, costituzionalistico, di leggi a contenuto costituzionalmente necessario, perché questo chiaramente è un po' forte, perché limiterebbe eccessivamente la discrezionalità del legislatore, si può certamente parlare, a mio avviso, quantomeno con riferimento alla disciplina sull'equo compenso, di sviluppi costituzionalmente necessari di principi costituzionali fondamentali. Allora, innanzitutto partiamo dalla predicabilità dell'uso del riferimento al lavoro povero anche per il lavoro professionale. Beh, questo non è una cosa da poco, Cioè, storicamente i ceti professionali degli iscritti in albi non sono mai stati considerati a rischio di lavoro povero, almeno fino a, direi, un paio di decenni fa. Anzi, direi, nella tradizione giuridica italiana, ma direi anche nell'esperienza sociologica ed economica, molto spesso, fino almeno a 20-30 anni fa, in alcuni casi questi ceti professionali appartenevano alla classe dirigente del paese, l'iscrizione in albi, lo svolgimento di professioni quali quella dell'avvocato, del farmacista o del commercialista, garantivano di perciò solo l'afferenza in qualche modo a una nozione ampia di classe dirigente, sia per, diciamo, nozione riferita sia per il profilo intellettuale chiaramente dell'attività svolta, sia però per la, come dire, sua consistenza economica. Cosa è successo nel frattempo? È successo che è cambiato tutto e che il mondo del lavoro professionale profondamente modificato, soprattutto per la spinta di dinamiche pro concorrenziali fortemente volute dal legislatore europeo e dalla Commissione europea in particolare. E anche qui, diciamo, la regolazione della materia ha inciso fortemente sui dati economici. Prima Di Filippo segnalava che in alcuni casi la raccolta dei dati economici nel terreno del lavoro autonomo è complicata, perché è sfuggente la stessa nozione di lavoro autonomo. Ecco, nel caso dei lavoratori professionali, nel caso dei professionisti, siamo in una situazione diversa, perché i professionisti iscritti in albi sono tutti o quasi tutti iscritti a una gestione previdenziale autonoma obbligatoria della propria cassa professionale, e per cui i dati sono misurabili. Ora, i dati cosa ci dicono? I dati ci dicono che negli ultimi anni le casse professionali registrano una flessione dei redditi professionali dell'ordine del 25-30%, questo riguarda sia le professioni, come dire, umanistiche, penso agli avvocati, ma anche le professioni tecniche, ingegneri, architetti, e soprattutto, perché questo è un dato di media, flessione del 25-30%, soprattutto l'altro dato, forse ancora più preoccupante, è l'aumento della forbice. Quando si fanno le medie bisogna sempre essere consapevoli del fatto che non è vero che tutti gli appartenenti alla classe per la quale si predica la media hanno quel tipo di hanno quel numero di polli, ecco, per usare un celebre esempio che si fa quando si parla di medie. C'è chi c'ha chi mangia un solo pollo all'anno e chi ne mangia 100. Ecco, la forbice si è estremamente allungata e abbiamo una forte divaricazione tra una quota numericamente ristretta di professionisti, un'elite, e una quota molto ampia di professionisti, spesso giovani e spesso, ahimè, professionisti donne, che sono le due aree di maggiore debolezza, che hanno dei redditi estremamente bassi. In questo contesto si inserisce, specialmente per gli avvocati, il fenomeno della cosiddetta monocommittenza,
ci sono molti avvocati, ma anche molti commercialisti o consulenti del lavoro che sostanzialmente hanno un solo cliente al quale sono legati da convenzioni quadro. In genere si tratta di clienti forti, tra virgolette, banche, assicurazioni, convenzioni quadro che presentano condizioni particolarmente vessatorie. Ecco, se questo è il fenomeno, cosa ha fatto il legislatore? Qua dobbiamo registrare, non dico una schizofrenia del legislatore, ma certamente la presenza nell'ordinamento italiano di movimenti diversi che vanno in diverse direzioni, e cioè noi abbiamo per un verso avuto negli ultimi anni una serie di pacchetti normativi molto spinti verso la liberalizzazione dei servizi professionali. Cito un caso per tutti: nel 2006 il decreto legge Bersani, una delle famose lenzuolate, la abrogazione di tutte le norme che prevedevano tariffe minime inderogabili, quindi l'abrogazione dei cosiddetti minimi tariffari, ma in anni più recenti decreto legge Monti numero 1 del 2012, cosiddetto decreto Cresci Italia, siamo in una fase in cui il legislatore è affannato da esigenze comunicative, per cui carica i testi legislativi che produce di titoli particolarmente enfatici. Ecco, questo decreto legge Cresci Italia delle tariffe bandisce addirittura il nome e introduce l'istituto dei parametri, che ovviamente non sono minimamente vincolanti, ma questa vincolatività già c'è stata anche prima, e che sono essenzialmente un criterio per il giudice per la liquidazione delle spese in giudizio. E il legislatore ha avuto qui quasi un horror nei confronti della stessa parola tariffe. Poi ci sono altri interventi, penso alla liberalizzazione del settore delle farmacie, con la possibilità di costituire società per la gestione di farmacie con capitale completamente esterno, quindi sostanzialmente la perdita della riserva in capo ai farmacisti iscritti in albi della titolarità dei loro esercizi commerciali. Penso alla normativa sull'introduzione delle società tra professionisti, che sostanzialmente nel nostro paese ha assunto le forme di una importazione di moduli organizzativi e procedurali tipici delle imprese nel settore delle professioni, con adattamenti scarsi. Ecco, accanto a questo filone, direi, pro-concorrenziale e di forte liberalizzazione, che chiaramente si aggancia alla concezione europea del professionista come impresa, ma qua sappiamo che la nozione europea è una nozione funzionalista, no? Che serve appunto a garantire un'applicazione più ampia possibile del principio di libera concorrenza. Accanto a questo filone, appunto, che potremmo definire come quello che incanala i professionisti verso un trattamento giuridico analogo a quello delle imprese, comunque in senso fortemente pro-concorrenziale e di liberalizzazione, e ci sono invece segnali di controtendenza dove invece il legislatore si è fatto carico della ormai riferibilità anche di ampie aree di lavoro professionale e di riconducibilità di ampie aree di lavoro professionale, quelle che citavo prima, nell'alveo del cosiddetto lavoro povero. E da qui la spinta verso normative correttive, ecco, in particolare quella sull'equo compenso. È interessante osservare la sincronia, perché la prima normativa sull'equo compenso riguarda l'ordine dei giornalisti ed è una legge della fine del 2012, quindi 31 dicembre 2012, numero 233 sull'equo compenso dei giornalisti, che va a cercare di porre rimedio a situazioni in effetti di grave sfruttamento di questo genere di lavoratori presso i giornali, presso gli editori e così via, lavoratori pagati tanto, magari qualche centesimo a riga e così via. Dicevo la sincronia, perché da un lato il legislatore a dicembre 2012
vara questa prima normativa sull'equo compenso di una prima categoria ai giornalisti, e poche settimane dopo il legislatore, appunto col decreto legge crescita, siamo a gennaio, siamo diciamo quasi nello stesso periodo, vara la soppressione del sistema tariffario e il varo del sistema parametrico. Comunque, ecco, da qui questa, diciamo, schizofrenia del legislatore che si deve un po' chiarire le idee, ecco, idee secondo me chiare se ci rivolgiamo al quadro costituzionale. Ma prima di appunto arrivare, ma lo farò brevissimo, al quadro di rango costituzionale che insiste sulla materia, qualche cenno contenutistico alla normativa sull'equo compenso, perché non è detto che appunto tutti coloro che ci seguono, e magari specialmente gli studenti, appunto, ai quali noi abbiamo girato la locandina, ne siano completamente edotti. Oggi la normativa sull'equo compenso, al lato, diciamo, oltre a quella specifica per i giornalisti, è una normativa generale che vale per tutti i professionisti iscritti in albi, ma ha avuto una genesi particolare ed ha una collocazione specifica. Nella manovra finanziaria per il 2018 il legislatore introduce una nuova norma nell'ordinamento forense, quello degli avvocati, l'articolo 13 bis, e quindi sull'equo compenso, sulla quale adesso diremo qualche breve cenno. E quindi oggi la disciplina sull'equo compenso dei professionisti iscritti in albi è contenuta nell'ordinamento degli avvocati. Questo è un dato anche sociologico e politico, sono stati gli avvocati a spingere con più forza su questo versante, chiaramente. Ed esiste poi una norma ulteriore introdotta successivamente, che applica, mutatis mutandis, diciamo, in quanto compatibili, questa normativa per gli avvocati alle altre professioni ordinistiche. Ecco, quindi c'è questa peculiarità. È possibile che questo assetto venga cambiato, perché, ecco, vi do uno spunto, diciamo, la contemporaneità: pende in Parlamento, in particolare al Senato, un disegno di legge, l'atto Senato 2419, che oltre a tentare di superare le criticità più di frequente registrate sul terreno dell'applicazione concreta del principio dell'equo compenso, cambia un po' questa prospettiva e sottrae la normativa sull'equo compenso, la espunge dall'ordinamento speciale degli avvocati e ne fa invece norma generale di principio per tutto il settore. Vedremo, si tratta di seguire i lavori parlamentari. Ma comunque, diciamo, ecco, che cos'è questo compenso? I colleghi che hanno parlato prima hanno fatto riferimento al salario minimo legale, comunque all'idea che la legge possa fissare una soglia. Beh, l'equo compenso per i professionisti è qualcosa che si può avvicinare a questo concetto. Perché? Perché forse consapevole di aver esagerato sull'ondata delle liberalizzazioni, e diciamo, partendo dai numeri che ho descritto prima e dalla constatazione dell'impoverimento dei ceti professionali, degli avvocati in particolare, il legislatore del 2018 che cosa fa? Introduce il principio che anche il professionista, che è l'avvocato, quantomeno in certi contesti, e cioè quando ha come parte contrattuale, come controparte contrattuale, una parte forte, e cioè banche, assicurazioni, medie e grandi imprese, c'è proprio una delimitazione soggettiva del campo di applicazione. Ecco, quando la prestazione professionale è resa nei confronti di questi soggetti parte forte, spesso nell'ambito di convenzioni quadro, il professionista ha diritto a un equo compenso che sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, e qui c'è un chiarissimo richiamo alle parole dell'articolo 36 della Costituzione. L'equo compenso è quello, si presume equo il compenso fissato dai parametri che sono determinati da decreti ministeriali, appunto,
E poi c'è una disciplina delle clausole vessatorie che spesso sono imposte a questi avvocati parte debole, a questi professionisti parte debole, e quindi una protezione del professionista come parte debole basata essenzialmente sullo strumento della nullità relativa, cioè uno strumento già conosciuto dall'ordinamento quando si tratta di proteggere parti deboli, penso per esempio alla nullità relativa prevista anche dal codice del consumo. Ecco, quando il giudice accerta la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola secondo le norme, appunto, che succintamente ho richiamato, che cosa fa? Dichiara nulla, appunto, la clausola, ripeto, è una nullità che però deve essere eccepita dall'interessato, dal professionista, e soprattutto determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti. Ecco, dicevo, la mia tesi è quella che questo intervento normativo sia pienamente riconducibile al quadro di riferimento costituzionale. Ho già citato l'articolo 36, ora qui è chiaro che l'articolo 36 normalmente è, soprattutto dai giuslavoristi, ritenuto spendibile, praticabile con esclusivo riferimento al lavoratore subordinato. Non c'è dubbio che ci siano spunti ermeneutici in questo senso, c'è il concetto di retribuzione, però l'articolo 36 presenta anche il riferimento alla dignità della compenso, che è sempre una dignità relazionale, non è mai un principio metafisico astratto. Nella nostra Costituzione il concetto di dignità è sempre quello di dignità sociale, una dignità contestualizzata, una dignità dell'uomo situato nella società, nella economia, nelle relazioni economiche che lo riguardano, e quindi qualcosa di molto concreto che non a caso ha a che fare anche col denaro, appunto, no? Come nell'articolo 36. Ma io ritengo che bisogna andare ancora più a monte e ritengo che la qualificazione del professionista come parte debole nei casi che stiamo vedendo, e quindi l'introduzione di istituti di protezione, trovi le sue radici addirittura nell'articolo primo della Costituzione, nella fondazione della Repubblica Democratica sul lavoro. Ecco qua il punto è, e mi avvio verso la conclusione per non abusare del tempo a me concesso, il punto è la nozione di lavoro che la Costituzione assume. Ecco, la nozione di lavoro e di lavoratori, e qua gli approcci possono essere due in astratto, no? Un approccio che per lungo tempo tra i giuslavoristi, ma anche tra qualche costituzionalista, ha ritenuto che i riferimenti al lavoro e ai lavoratori andassero intesi come riferimenti a una precisa classe sociale, cioè alla classe dei lavoratori subalterni, dei lavoratori subordinati. Ecco, pensate all'articolo 3, secondo comma, quello che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che impediscono la partecipazione dei lavoratori, questa la parola usata, alla vita economica, sociale e politica del paese. Ecco, Umberto Allegretti, quando parlava, quindi parlo di un pubblicista, non parlo di un lavorista, quando parlava del riferimento ai lavoratori nell'articolo 3, secondo comma, non aveva, come dire, nessuna perplessità nell'affermare una cosa molto forte, cioè che l'articolo 3, secondo comma, prevede una discriminazione a favore dei lavoratori subordinati, una precisa scelta di campo verso una classe sociale e quindi una misura di protezione differenziata, quasi che diciamo, coloro che lavorano ma non sono lavoratori subordinati, come dire, non avessero lo stesso diritto o dovere di partecipare alla vita economica, politica e sociale del paese. Allora, secondo me bisogna invece partire dall'articolo primo. Perché? Perché è sulla base dell'articolo primo che vanno poi studiati interpretati, chiaramente in un quadro sistemico, gli altri riferimenti costituzionali al lavoro e ai lavoratori. Innanzitutto pensate al collegamento tra l'articolo primo
dal quale comincia tutto, come dire, il testo costituzionale, un articolo fondativo. E pensate all'articolo 35, che è un altro articolo primo, tra virgolette, è l'articolo primo del titolo terzo dedicato ai rapporti economici, no? Ed è la norma che dice che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Ecco, malgrado questa espressione così inequivocabile, spesso, quasi sempre, le norme del titolo terzo, articoli 35 e seguenti, sono state ritenute riferibili soltanto ai lavoratori subordinati. Anzi, c'è una bella citazione che ho trovato di Umberto Romagnoli, un lavoro sui diritti sociali della Costituzione, però in una rivista lavoristica, Romagnoli, come sapete bene, il grande lavorista, nel 2005, dice: l'articolo 35, a dispetto della sua rilevanza sul piano dell'ermeneutica, sono parole sue, fu oscurato come una TV pirata, e si riferisce a che cosa? Lo dico per gli studenti. A quando negli anni Ottanta, accanto al monopolio televisivo pubblico, si sviluppa, nasce la TV commerciale, la TV privata, e la prima reazione dell'ordinamento sono decreti pretorili che oscurano queste TV perché non titolari di una concessione statale legislativa, poi arriverà il legislatore a sanare, chiaramente, stiamo parlando di una stagione diversa, però interessante questo spunto. L'articolo 35 come oscurato, come se fosse una TV pirata. Allora, qual è il punto? Il punto è che l'articolo primo va inteso come una sorta di luce che illumina gli altri articoli della Costituzione, e non bisogna fare l'errore di interpretare l'articolo primo, per esempio, alla luce dell'articolo 3, secondo comma, quasi capovolgendo gli ordini dei fattori. Perché questo? Ma questo ce lo insegnano i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente. Nell'articolo primo c'è quello che alcuni colleghi costituzionalisti hanno chiamato una decisione politica fondamentale in senso schmittiano. E qual è questa decisione politica fondamentale? Quello di fondare il nuovo ordine democratico su una base sociale la più ampia possibile, con esclusione di ogni ipotesi di derivazione classista. Si confrontarono in Costituente le due diverse opzioni. Le sinistre proposero, ci fu un emendamento Togliatti, proposero di scrivere l'espressione l'Italia della Repubblica Democratica fondata sui lavoratori, e probabilmente avevano in mente, facile che Togliatti avesse in mente la Costituzione sovietica del 1936, che dice che l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche si fonda sugli operai e sui contadini. Ecco, se se i padri costituenti avessero accolto questa proposta, chiaramente ci sarebbe stata un'interpretazione di tipo classista, e una scelta costituzionale in favore di una determinata classe di lavoratori. Ma così non è stato, cioè su questo i costituenti si sono confrontati, su questo hanno discusso e su questo hanno votato. Come voi sapete bene, è passata la proposta di Fanfani, fondata sul lavoro e non sui lavoratori, proprio perché l'intenzione era quella di fondare la Repubblica sulla base sociale più ampia possibile, quindi su ogni forma di lavoro, su tutti coloro che lavorano, qualsiasi fosse il tipo di lavoro espressamente compiuto. E qua vado a concludere le parole proprio di Fanfani, dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro, si esclude che essa possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui. Spesso con i miei studenti, quando parlo dell'articolo primo, collego questa norma alla disposizione finale della Costituzione, della XII, quella che sopprime i titoli nobiliari. Ecco, il significato profondo dell'articolo primo sta in questi due contenuti. Da un lato la base sociale più larga possibile come fondamento del nuovo Stato repubblicano, e quindi rifiuto di una prospettiva classista, bensì scelta di chiara matrice interclassista, perché si trattava di fondare la Repubblica sopra il più ampio consenso possibile, e Mortati scriverà che questo corrisponde al dato politico per cui la Costituzione è stata il frutto di forze afferenti
alla cosiddetta costituzione materiale di forze politiche, sociali e sindacali non esclusivamente riconducibili alla sinistra di ispirazione marxista, ma anzi di forze plurali, mondo cattolico, componenti del mondo liberale e così via. E allora era naturale che lo sbocco sarebbe stato questo della base sociale la più ampia possibile. E direi quindi un articolo primo per molti, per tutti quelli che lavorano, ma non per tutti, ma non per tutti i cittadini. C'è chi sta fuori dall'articolo primo, e c'è, vado subito a chiudere Pietro, scusami, sono coloro che non lavorano, sono coloro che vivono di rendita, sono coloro che non contribuiscono con il loro sforzo, personale, pratico, ma anche intellettuale, al benessere collettivo, come insegna l'articolo 4 della Costituzione. Allora, se questo è vero, bisogna avere il coraggio di reinterpretare e rileggere il titolo terzo della Costituzione e in fondo anche l'articolo 36 secondo un'accezione più ampia e più lata, che in qualche modo ricomprenda certamente anche il lavoro professionale in aree di lavoro che necessitano protezione del legislatore, nel quadro appunto di un favor costituzionale verso tutte le forme di lavoro. Ecco, scusate se ho sforato di qualche minuto, vi ringrazio per l'attenzione. Non ti preoccupare, Giuseppe, ti ringrazio molto per la relazione, perché al di là della questione dicotomica tra schizofrenia legislatore ed equo compenso, mi sembra che abbia ben messo in luce il profilo costituzionale. Io mi permetto solo di rilevare una cosa, che il legislatore con l'articolo 3 secondo comma faceva riferimento al lavoratore subordinato in quanto contraente debole. Nel momento stesso in cui la debolezza contrattuale va oltre la subordinazione, è chiaro che si può collegare questo con l'articolo 1, e quindi è chiaro che il lavoro povero, il momento stesso il professionista si trova tale, può godere secondo me di alcune tutele. Quindi il fatto che lì si riferisse solo ai lavoratori subordinati aveva un significato al momento della Costituzione, perché effettivamente siamo la classe più debole, si doveva trasformare la società, come ci diceva Calamandrei. Però nel momento stesso noi abbiamo una debolezza contrattuale oltre la subordinazione, è chiaro che questa ha bisogno di quelle protezioni, secondo me non schizofreniche, ma quelle protezioni importanti sull'eco compenso di cui hai raccontato. Darei a questo punto la parola a Maria Cristina Cervale, diritto privato, perché ci intrattiene sul lavoro povero all'interno del codice civile, cercando un po' di dare questo percorso privatistico e civilistico al problema. Prego. Grazie Pietro, grazie al professor Lambertucci, grazie per averci riunito qui oggi per condurre una riflessione che per quanto mi riguarda ha trovato spunti molto interessanti negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto. Il mio, come hai già introdotto, il mio è un intervento ed uno studio che guarda al lavoro autonomo e al contratto d'opera, quindi all'interno del codice civile, secondo quindi una visione codicistica. Mi si consenta, e mi scuso in anticipo, per una piccola e breve introduzione di carattere storico, che però consente di capire quali sono le ragioni che hanno portato il legislatore nel 1942 ad operare determinate scelte all'interno del codice civile. Il contratto d'opera, che è lo schema contrattuale attraverso il quale si esprime il lavoro autonomo, deriva, come è noto, dallo schema contrattuale della locatio del diritto romano, il quale, anzi, proprio dalla civiltà romana sino al codice postunitario del 1865, ricomprende al suo interno molteplici attività negoziali che per lungo tempo hanno confermato la loro matrice comune e quindi anche la loro affinità di disciplina. La mercede, che era la prestazione, ossia la prestazione oggetto di obbligazione, assumeva funzioni e natura differenti. Poteva rappresentare il corrispettivo temporaneo del temporaneo
temporaneo godimento di un certo bene, quindi la locatio rei, oppure poteva riguardare la possibilità di disporre della propria attività come persona libera, la locatio operarum, o ancora poteva essere intesa come il corrispettivo di un'attività diretta alla realizzazione di un determinato risultato di lavoro, quindi la locatio operis. Il dogma romanistico della unitarietà del contratto di locazione resiste per molti secoli e la sistematica civilistica del XIX secolo ne rimane sostanzialmente fedele, mantenendo le tre figure di locatio, di cui abbiamo poco fa parlato, all'interno di questo schema contrattuale unitario. Progressivamente però la locatio operarum si separa dalla locatio operis, nella quale il singolare opera, declinato al genitivo operis, sta ad evidenziare che la quantità di lavoro è finalizzata al conseguimento di un determinato risultato, l'opera o il servizio appunto contrattualmente pattuito. Il panorama si arricchisce in che senso? Nel senso che intanto aumenta sempre più l'impiego di energie personali finalizzate alla realizzazione di beni o anche all'offerta di utilità. E questo progressivo incremento porta a riflettere anche sulla più stretta correlazione tra queste figure di locatio, il lavoro subordinato o autonomo e l'attività produttiva. Un'attività produttiva che sempre nell'Ottocento assume un significativo valore giuridico attraverso il processo di codificazione che regola sia i normali rapporti di diritto privato sia i più specifici rapporti commerciali, i quali, proprio questi, danno impulso ad una realtà laboriosa e costruttiva. Il codice civile da una parte e il codice di commercio dall'altra rappresentano i testi normativi di riferimento e che sono espressione di una sistematica civilistica che dagli usi e dalle consuetudini del diritto romano volge verso un testo normativo ordinato ed ordinante. Il legame storico, concettuale e anche giuridico tra diritto civile e diritto commerciale si intensifica e poi porta alla unificazione in un unico testo giuridico, il codice civile vigente, di tutte le norme dedicate ai soggetti privati, individuali e collettivi, imprenditori e non imprenditori, ma per quanto riguarda il nostro discorso, lavoratori. Nel descritto contesto, l'attività produttiva è intesa in senso generale come attività di produzione di beni, ma anche prestazione di servizi, come siamo soliti dire, si affianca ed a volte prevale sulla proprietà. Ma quello che mi sembra interessante sottolineare è che appunto una visione generale del codice civile ci consente, e ciò può essere utile ai fini del nostro discorso, tracciare con una linea continua tra istituti fondamentali che sono appunto l'impresa, l'attività produttiva, il contratto e il lavoro. Tale rappresentazione trapassa nelle regole del codice, dove diciamo, possiamo assistere, questo è evidente, ad uno spiccato processo di tipizzazione contrattuale, per cui quello schema unitario ed onnicomprensivo della locatio all'interno del codice civile del 42 si scinde ed in virtù di questo evidenziato processo di tipizzazione a cosa porta per quanto riguarda i nostri fini? Porta all'individuazione da una parte della locazione di cose che effettivamente non ci riguarda, ma quello che ci riguarda di più è proprio la distinzione tra contratto di appalto, contratto di lavoro subordinato e contratto d'opera, quest'ultimo all'interno della parte dedicata al lavoro autonomo. Ed anche questa contestualizzazione del contratto d'opera all'interno della parte relativa al lavoro autonomo, che a sua volta è collocata all'interno del libro quinto del Codice Civile, ci porta a riflettere. A riflettere perché? Perché pur se il contratto d'opera è un contratto e quindi forse la sede naturale sarebbe stata quella del quarto libro del Codice Civile, appunto dedicato alle obbligazioni in generale e al contratto in particolare, il contratto d'opera invece
trova la sua collocazione all'interno del quinto libro. Di spiegazioni e di ragioni ne sono state date tante. Da un punto di vista privatistico ho pensato e ho riflettuto sul fatto che tra le varie ragioni che hanno portato e condotto il legislatore a questa scelta di collocazione, vi può essere quella di aver voluto dire, di aver voluto esprimere l'idea che l'importanza del contratto d'opera per il legislatore del 42 non fosse tanto quella relativa allo schema negoziale da esso rappresentato, quanto piuttosto dal suo contenuto, quindi da questo, dal fattore lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, dunque autonomo, ai sensi del citato articolo 2222. Quale prima considerazione da fare allora? L'attuale codice civile pertanto distacca il lavoro autonomo dagli altri tipi contrattuali, lo colloca in un contesto diverso dal libro delle obbligazioni, ne evidenzia le caratteristiche e la funzione collegate entrambe all'attività economica, al processo produttivo, all'iniziativa privata come fonte di reddito e di sussistenza. Poi all'interno del lavoro autonomo si distingue il contratto, la disciplina più generale del contratto d'opera e poi il più specifico contratto d'opera intellettuale. Il mio percorso riguarda in particolare il contratto d'opera e pertanto la riflessione poi riguarda quali possono essere le caratteristiche del contratto d'opera. E quando andiamo a riflettere su questo aspetto, proprio, e qui appunto la derivazione storica svolge il suo effetto, proprio questa origine dallo schema della locatio porta a riflettere sulla distinzione tra contratto di appalto e contratto d'opera. Questa, diciamo, è una delle prime distinzioni che si presentano allo studioso privatistico di questa materia e che, guardando proprio, riflettendo su come questa riflessione si è sviluppata, sembra porre in rilievo più il contratto di appalto che non il contratto d'opera. Però la definizione che ne viene data nel codice civile rappresenta comunque una consapevolezza del legislatore nel voler individuare uno schema negoziale che sia in grado di raccogliere dalla pratica, quindi dalla realtà dell'esperienza, tutte quelle attività e tutto quel fervore che appunto rappresentavano il nostro sviluppo, lo sviluppo economico del nostro paese, oltre alle professioni intellettuali. Che però, ripeto, lasciamo a margine del nostro discorso perché saranno approfondite dalla professoressa Caroccia. Tuttavia, mi pare utile riportare proprio il pensiero di una parte della dottrina, il contratto d'opera appare come uno schema non compiutamente delineato, incerto tra il requisito dell'assenza di subordinazione e quello dell'assenza di organizzazione imprenditoriale, quindi definito per negazione più che per affermazione positiva, tuttora fonte di difficoltà interpretative e di valutazioni discordanti. Ed in effetti, partendo da questa riflessione, non può che trovare conferma quanto poc'anzi letto. E soprattutto una conferma che mi sento ancor più di confortare quando la inserisco nelle riflessioni che sono già state svolte e quindi nell'aver preso in considerazione ad esempio il rapporto tra lavoro autonomo ed attività produttiva e quindi impresa o l'impresa familiare, oppure quando si è parlato di frammentarietà del lavoro autonomo o quando da ultimo si è parlato anche di uno squilibrio contrattuale che può riguardare la posizione del lavoratore autonomo rispetto all'altro contraente, quindi soggetto forte e soggetto debole del rapporto contrattuale.
Tornando però al nostro percorso più strettamente privatistico, allora diciamo che emerge innanzitutto alla riflessione, allo studio, questa distinzione tra contratto di appalto e contratto d'opera. Una distinzione talmente importante che sulla stessa si sofferma anche la relazione al codice civile. Anche questa parte della relazione va comunque letta e considerata. Testualmente la relazione al codice civile numero 700 afferma che la caratteristica essenziale che ha permesso il differenziarsi dell'appalto dalla più semplice figura del contratto d'opera non è dato dal risultato che in entrambi è un'opera o un servizio, ma dal fatto che nell'appalto vi è un'organizzazione d'impresa, la quale pone in secondo piano la prestazione di lavoro dell'appaltatore. E ancora, il risultato contrattuale non si raggiunge in altri termini direttamente attraverso il lavoro dell'appaltatore, come attraverso il lavoro prevalentemente proprio del prestatore si consegue nel contratto d'opera, ma attraverso l'organizzazione dei mezzi necessari, che l'appaltatore pure gestisce a suo rischio. Il confronto tra l'articolo 1655 e l'articolo 2222, che individua il contratto d'opera, nel quale si ricomprende anche il contratto tra colui che esercita una professione intellettuale e il cliente, mostra con sufficiente chiarezza i concetti esposti. Cioè, volendo sintetizzare, si dice allora vi può essere il rischio, ma manca comunque l'organizzazione, e quindi questo determina la distinzione fondamentale tra appalto e contratto d'opera. Ecco, una prima questione che si pone proprio e che si profila è quella di verificare la possibilità che comunque vi sia un'organizzazione, seppur minima, all'interno del contratto d'opera. E questo vuol significare anche verificare se possa sussistere un eventuale collegamento tra prestatore d'opera e piccolo imprenditore e piccola impresa. Del resto, se pensiamo alle prime figure di prestatore d'opera, viene naturale focalizzare l'attenzione sugli artigiani che si dedicavano manualmente alla produzione di beni materiali, quali poi venivano collocati sul mercato dal commerciante. L'artigiano, pertanto, era un lavoratore autonomo e al tempo stesso proprietario dei mezzi di produzione, quali la bottega artigianale, gli utensili da utilizzare, le proprie energie. Certo, appare evidente che il lavoro autonomo che si esprime attraverso il contratto d'opera costituisce una nozione sicuramente più ampia di quella relativa alla piccola impresa, però una prima domanda è proprio di quello di vedere se vi possa essere una correlazione. È dovuta soprattutto al fatto che le tesi sono in effetti da questo punto di vista contrapposte. Vi è appunto chi ritiene che si possa individuare, certo, caso per caso, di volta in volta, un collegamento tra lavoratore autonomo e piccola impresa o piccolo imprenditore, chi invece ritiene che, mancando il profilo dell'organizzazione, non vi possa mai essere una coincidenza, una correlazione tra queste due fattispecie. Però si è parlato, ad esempio, prima di impresa familiare e quindi anche della possibilità che il lavoro autonomo, attraverso la collaborazione dei familiari, possa appunto atteggiarsi e presentarsi anche come impresa familiare. Quindi questo anche è un altro aspetto che deve essere preso in considerazione. Possiamo anche considerare che, ad esempio, quando si parla di imprenditore, tra le figure di imprenditore commerciale vengono anche indicati gli ausiliari dell'imprenditore, e si fa solitamente riferimento ad esempio all'agente di commercio, al mediatore, e quindi figure che
potrebbero, non necessariamente, ma potrebbero eventualmente anche assumere appunto questa veste giuridica di imprenditore. E la cosa si fa interessante anche perché con le, diciamo, la relazione che può eventualmente esserci tra lavoro autonomo ed impresa si manifesta anche nel più recente atteggiamento assunto dal legislatore. Il legislatore, se all'interno del codice civile struttura soprattutto la parte che potremmo dire di diritto commerciale attorno al ruolo dell'imprenditore commerciale, tutta una serie di legislazioni speciali però testimoniano la consapevolezza del legislatore di considerare problematiche, questioni anche relative a chi è, a chi svolge un'attività produttiva che non necessariamente lo porti ad essere qualificato come imprenditore. E quindi c'è una legislazione che tiene conto di situazioni per l'appunto contrattuali in cui un soggetto lavoratore autonomo può essere comunque debole rispetto ad un altro soggetto imprenditore medio-grande che ha e rappresenta una forza economica e contrattuale ben più diciamo ben più solida. Pensiamo anche alle, a una serie di normative che ultimamente sono particolarmente frequenti, che si preoccupano proprio di verificare le crisi da sovraindebitamento. Se prima si parlava di fallimento, il fallimento si riferiva all'imprenditore commerciale, oggi abbiamo invece un'attenzione molto spiccata nei confronti di situazioni di povertà che possono portare ad un indebitamento, un sovraindebitamento, ad una crisi da sovraindebitamento non riferita e non riferibile soltanto più all'imprenditore, ma anche eventualmente al lavoratore autonomo, che quindi assume su di sé la fatica dell'attività che svolge, il rischio dell'attività con essa connessa, il periodo di crisi, contingente o meno, che stiamo attraversando e che magari anche in altre fasi storiche si sono attraversate, che porta quindi ad una valutazione di come il sovraindebitamento può incidere sullo svolgimento dell'attività produttiva. E se un tempo si pensava che comunque la situazione di crisi dovesse portare ad una chiusura dell'attività e anche con un atteggiamento quasi punitivo nei confronti di chi non era in grado di gestire bene la propria impresa, oggi svincolando, ripeto, la normativa dall'imprenditore commerciale, riferendola invece a chi opera nel settore economico anche come lavoratore autonomo, ecco, oggi si cerca un superamento della crisi. Cioè cercare di adottare misure che siano in grado di risolvere la crisi, di superarla e, diciamo, forse utopisticamente reimmettere nel mercato l'operatore, il lavoratore e farlo continuare nella propria attività. Pertanto le traiettorie che il diritto privato può sviluppare all'interno di una riflessione del lavoro povero che vada oltre la subordinazione sono tante. Da un punto di vista contrattualistico, perché appunto si parla di contratto d'opera, da un punto di vista dell'equilibrio delle posizioni contrattuali o invece delle asimmetrie che si creano all'interno di queste posizioni contrattuali, quindi l'individuazione di rimedi che possano riportare in equilibrio il contratto e che siano rivolti alla tutela del soggetto debole. Di tematiche ce ne sarebbero altre, ma credo di aver esaurito il tempo a disposizione, per cui ecco, diciamo che ho concluso il mio intervento di oggi. Grazie. Grazie a Maria Cristina Cervale perché ci ha dato un importante contributo sul polimorfismo del contratto d'opera che racchiude in sé tante situazioni diverse, quindi lo squilibrio contrattuale, il contraente debole, quindi su questo si può ovviamente impiantare un discorso sul lavoro povero che stiamo conducendo in questa ricerca. Adesso darei la parola
alla professoressa Caroccia che ci parla della vulnerabilità sociale e professione intellettuale. Quindi a te la parola, Francesca. Sì, grazie Pietro, grazie agli organizzatori di questa giornata. Il lavoro mio e di Maria Cristina si è posto, della professoressa Cervare si pone insomma in termini di complementarietà. In realtà anche con il lavoro di Giuseppe Colavitti. E il profilo che abbiamo deciso che avrei approfondito è quello della situazione di vulnerabilità legata alla condizione del professionista intellettuale, laddove con l'espressione professionista intellettuale si intende in questo intervento esclusivamente quel rapporto che nasce dal contratto d'opera professionale, quindi proprio per capirci la disciplina codicistica degli articoli 2229, 2230 e seguenti, perché insomma non dico nulla di nuovo se dico che la professione intellettuale può avere la sua fonte anche in altri tipi di contratto. Parlare di tutto il mondo delle professioni intellettuali sarebbe fuorviante, perché i problemi sono profondamente diversi da categoria a categoria, e quindi mi sono concentrata, ripeto, sul contratto d'opera intellettuale, rispetto al quale si segnala, a mio avviso, una situazione di scollamento evidente tra la rappresentazione teorica tradizionale e il dato empirico. Allora, da una parte noi abbiamo la rappresentazione teorica tradizionale del professionista intellettuale, una rappresentazione teorica che sicuramente muove dal mondo giuridico, nel senso che è vero che il codice civile del 1942 ha, diciamo, dato una determinata direzione a questa disciplina, perché per la prima volta ha qualificato la prestazione intellettuale come prestazione lavorativa in senso tecnico, quindi per la prima volta nel 42 nel codice viene detto il professionista, il lavoro del professionista intellettuale è per l'appunto lavoro, però rimane tuttora, c'era evidente allora, ma rimane tuttora ora una sorta di pregiudizio impositivo, se vogliamo, per cui il professionista era il cosiddetto professionista gentiluomo, quello che è stato definito il professionista gentiluomo, cioè qualcuno che spesso in realtà non aveva neanche bisogno di lavorare, svolgeva una professione nobile, non a caso talvolta definita anche come professione liberale. A questa rappresentazione se ne è aggiunta col tempo un'altra proveniente dall'area sociologica, della sociologia del lavoro, e che ha sovrapposto alla professione intellettuale la categoria teorica dei lavoratori dei cosiddetti lavoratori della conoscenza, cioè coloro che sostanzialmente appunto costituiscono un ceto emergente, perché sanno gestire il sapere e trasformarlo in un bene a disposizione della collettività, però anche da vendere sul mercato, e costoro rappresenterebbero, secondo appunto la teoria sociologica, una elite destinata a offrire prestazioni qualitativamente elevate, retribuite in modo elevato, quindi il cambio delle quali avrebbero una retribuzione elevata. Quindi la rappresentazione, come dire, il pregiudizio positivo, l'ho chiamato giuridico, viene in qualche modo rafforzato dalla teoria sociologica, che ci rappresenta alla fine un professionista privilegiato, un lavoratore privilegiato con ampi margini di guadagno. Se questa è la rappresentazione teorica, il dato empirico, più volte citato questa mattina, è completamente stridente. Non ripeterò i dati, insomma, che sono noti a tutti. Aggiungo forse soltanto alla segnalazione del reddito sempre più basso il fatto che, soprattutto per le professioni intellettuali che comportano l'iscrizione all'albo, al fenomeno, ripeto, dell'impoverimento del reddituale fa da contraltare un fenomeno piuttosto singolare, cioè quello dell'aumento degli iscritti all'albo. Ci aspetteremmo che da una professione che garantisce sempre meno reddito ci sia una sorta di fuga, invece i numeri sono in aumento. In 15 anni, con riferimento per esempio al mercato della professione forense, quindi gli avvocati, in 15 anni i numeri degli iscritti all'albo sono quintuplicati.
E il dato è particolarmente evidente nelle regioni a minor reddito pro capite. Più la regione ha un basso reddito pro capite, più ha un numero di professionisti elevati. Questo, a mio avviso, è indice di un fenomeno ben definito, ben determinato. Qual è questo fenomeno? Che la professione intellettuale, di fatto, in alcuni casi, in realtà, rappresenta una sorta di pseudo, passatemi il termine, lo dico in modo molto tecnico, una sorta di pseudo ammortizzatore sociale, cioè si diventa professionisti per intellettuali per garantirsi almeno un ruolo sociale, un minimo introito, in attesa che arrivino occasioni di carriera, alternative di carriera più solide. Quindi è evidente questo scollamento, insomma, tra il dato, la rappresentazione teorica di cui ho parlato e il dato empirico. Se questo è vero, tuttavia, a mio avviso, non è proprio corretto parlare di povertà, visto che appunto stiamo parlando delle nuove povertà, con riferimento a questo tipo di situazioni non è propriamente corretto parlare di povertà in senso stretto, perché la povertà, probabilmente dico cosa nota, si basa su parametri, la qualificazione si basa su parametri di tipo quantitativo ben precisi che segnalano una situazione di bisogno. Io credo che sia più corretto in questi casi parlare di vulnerabilità sociale, una grandezza, una categoria teorica che non prescinde totalmente ovviamente dal dato quantitativo, però lo integra con il dato qualitativo, nel senso che la vulnerabilità ricorre non semplicemente quando non si superano o si superano determinate soglie minime, diciamo appunto quantitative di reddito, ma più che altro quando ci sia una situazione, un'aspettativa, ecco, di deterioramento delle condizioni reddituali e della qualità della vita propria o familiare. La situazione di vulnerabilità, con riferimento alle società occidentali, viene definita come situazione di vita in cui l'autonomia e la capacità di autodeterminazione dei soggetti è permanentemente minacciata da un inserimento instabile dentro i principali sistemi di integrazione sociale e di distribuzione delle risorse. Cioè, in altri termini, quello che caratterizza la vulnerabilità è questa condizione di incapacità di programmare, particolare fragilità nel senso di impossibilità di prevedere e di prevenire le situazioni di fragilità. I soggetti vulnerabili dal punto di vista economico non possono programmare e non possono prevenire le situazioni di fragilità e hanno una situazione di impoverimento non soltanto di tipo economico, ma anche di tipo relazionale e sociale. E a mio avviso è di questo che parliamo quando parliamo di professionisti intellettuali poveri. Parliamo in realtà di professionisti intellettuali vulnerabili, cioè della progressiva perdita per alcuni di essi della capacità di ricevere una retribuzione adeguata al lavoro svolto e della capacità anche però di essere inclusi in un certo gruppo sociale e di prevenire eventuali criticità, nonché di programmare il futuro. Chiarito questo, qual è la causa di questa vulnerabilità? Ovviamente ce ne sono molteplici, insomma, sono le concause. Sicuramente la crisi economica ha aggravato la situazione, ma appunto ha aggravato una situazione che a mio avviso era preesistente, che ha radici molto più profonde, sicuramente complesse, ma che in parte, a mio parere, sono state alimentate da una certa strutturazione del mercato negli ultimi anni. Mercato delle professioni intellettuali che ha visto da una parte una corrosione sempre maggiore dei margini di autonomia del professionista e dall'altra parte una progressiva assimilazione del professionista stesso all'imprenditore. Ora, questi due fenomeni, cioè quello della riduzione del margine di autonomia e al contempo dell'assimilazione del professionista all'imprenditore, sono due fenomeni che potrebbero sembrare, come dire, opposti, andare in due direzioni diverse, ma in realtà sono fortemente collegati, perché esattamente come accade nel resto dei settori produttivi, il mercato delle professioni intellettuali si è strutturato avvantaggiando grandi realtà imprenditoriali e si strutturerà avvantaggiando grandi realtà imprenditoriali, si pensa alle firme, per fare un esempio, insomma, noto a tutti noi, all'interno delle quali lavorano professionisti che si definiscono formalmente autonomi, ma che tali non sono, evidentemente non sono.
Ora, questa progressiva assimilazione del professionista all'imprenditore non è in realtà un tema nuovo, anzi direi che è un tema abbondantemente risalente e probabilmente a mio avviso costituisce ormai un processo irreversibile. Insomma, non credo che la strada percorribile sia quella di ridurre l'assimilazione, questo processo di assimilazione del professionista all'impresa. Su questo ormai la strada indicata dall'Unione Europea è abbastanza netta, ma ripeto, c'erano degli addentellati anche nella dottrina, penso a degli scritti di Galgano, anche nella dottrina di diversi decenni fa, giusprivatistica. Quindi, come dire, spostare il dibattito sul problema dell'assimilazione o meno del professionista all'impresa e quindi le tutele dell'imprenditore, eccetera, eccetera, in qualche modo per le professioni intellettuali è abbastanza fuorviante, a mio parere. Probabilmente l'impostazione del problema dovrebbe essere diversa ed è stata segnalata, secondo me, correttamente da una collega, Maddalena Rabbitti, che ha scritto un bel contributo su questi temi e che ha detto molto chiaramente, cioè se l'attività del professionista è attività di impresa ai fini della concorrenza, e su questo ormai non c'è ombra di dubbio, almeno si tratta di riconoscere che si tratta di un'impresa molto particolare. È su questa strada che bisognerebbe lavorare ed è una strada che in realtà in parte è già stata avviata dalla stessa Commissione. Se si legge la relazione della Commissione europea pubblicata nel 2004 sulla concorrenza nei servizi professionali, che è stato il documento a cui poi si è ispirata tutta la riforma Monti, in quella relazione della Commissione, la Commissione dice chiaramente che le professioni intellettuali sono appunto imprese che operano sul mercato concorrenziale, ma imprese che hanno caratteristiche molto particolari e individua almeno tre ragioni di questa particolarità. Innanzitutto l'esternalità, perché dice i servizi in questione possono avere un impatto sui terzi. Poi per il tipo di servizi offerti, perché spesso questi servizi hanno a che fare con beni costituzionalmente protetti, beni che servono per l'intera collettività. Terzo, per le asimmetrie informative, cioè una asimmetria informativa evidente e riconosciuta tra cliente e prestatore di servizi. Il problema qual è, quindi? Che non c'è dubbio che anche la Commissione dica che si tratta di imprese particolari, che hanno delle loro particolarità che vanno riconosciute. Il problema è che la Commissione individua come possibile soluzione una ulteriore apertura al mercato. Cioè, se è vero che ci sono queste particolarità, la risposta è regolamentazione pro concorrenziale o ancora ulteriore aumento della disciplina della concorrenza, e non a caso una delle misure fu quella dell'abbattimento delle tariffe, per esempio, no? La liberalizzazione dei prezzi a cui ha fatto riferimento Giuseppe Colavitti. È lì sta il problema, cioè riconosciuto che si tratta invece di un'impresa particolare, probabilmente la strada non è quella di introdurre maggiore concorrenza, ma di introdurre una regolamentazione diversa. In particolare, lo dico molto chiaramente, a mio avviso è stato ed è un errore introdurre in termini così decisi maggiore meccanismo concorrenziale, ma non perché lo dica io, perché lo dice la dottrina economica, giusta economica, nel senso che quando la Commissione europea parla di asimmetrie informative si riferisce a un fenomeno economicamente molto ben definito e molto ben descritto, cioè i beni o i servizi prodotti dalle professioni intellettuali sono tecnicamente dei beni rispetto ai quali il cliente non è in grado né di giudicare la qualità del prodotto se non dopo averlo sperimentato, né in altri casi di giudicare la qualità del prodotto anche dopo averlo sperimentato, e quindi viene meno a questo punto l'assunto stesso su cui si basa il regime concorrenziale, che è quello della corretta informazione del consumatore, che può in questo modo giudicare la qualità del servizio, del bene e quindi scegliere l'operatore migliore. Se io non sono in grado di giudicare la qualità del lavoro che mi viene o del servizio che mi viene prestato, è evidente che questo porta a una stortura di mercato.
si vanificano i processi di selezione del mercato classici e si premiano i professionisti che agiscono al ribasso, oppure si acquistano quantità maggiori o tipologie più costose di servizi e si determina una, come dire, una, un impatto deformante sul lato della domanda, sul mercato. Quindi da un punto di vista economico, prima ancora che da un punto di vista giuridico, è un errore probabilmente introdurre ancora più mercato nel mercato delle prestazioni intellettuali. Se questo è vero, è anche vero però che insomma la strada tracciata dalla Commissione è abbastanza netta, quindi in attesa che le istituzioni comunitarie prendano atto e anche poi i legislatori nazionali prendano atto di queste, diciamo, critiche che sono state mosse, quali sono le soluzioni che possono essere individuate dall'operatore giuridico. Allora, a me è parso di poter individuare almeno tre diversi profili problematici rispetto ai quali appunto individuare delle strade. Da una parte la necessità di tutelare quei professionisti che sono chiamati a competere sul mercato insieme a realtà più forti sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista strutturale. Un conto è il piccolo studio, se penso al mondo dell'avvocatura, un conto è la grande, insomma, la grande impresa di avvocati. Dall'altra parte la necessità di tutelare quei professionisti che invece lavorano all'interno di quelle grandi realtà strutturate, mantenendo un'autonomia che di fatto è soltanto apparente, e infine la necessità di prendere atto che esiste quella categoria di cui parlavo prima, di professionisti intellettuali che, pur essendo iscritti all'albo, di fatto esercitano la professione in modo del tutto occasionale, con discontinuità, senza raggiungere livelli accettabili di reddito. Allora, partendo da questi ultimi, per questi ultimi in realtà a mio avviso la strada è tracciata piuttosto in modo piuttosto netto, nel senso che in questi casi, l'ho detto, la professione intellettuale rappresenta una sorta di giustificazione socialmente accettabile dietro la quale si intravede una situazione di quella che, con riferimento ad altre categorie, definiremmo semplicemente situazione di non occupazione. Allora, esistono degli ammortizzatori sociali, un'abbondante legislazione che copre questo tipo di aree, l'area appunto dei non occupati, e è a quella che si deve fare riferimento. Il tabù in questo caso, o la mancanza, insomma il gap, non è un gap di tipo giuridico, ma è un gap di tipo, vorrei dire, culturale, nel senso che si tratta di rimuovere il tabù che impedisce di estendere a questo tipo di categorie di lavoratori autonomi le tutele che sono, insomma, previste per tutte le altre categorie. Però si tratta di una situazione evidentemente estrema, insomma auspicabilmente riservata a un numero ridotto, molto ridotto, di casi. Più interessante invece è l'altra situazione, cioè quella appunto della tutela o del professionista che deve operare sul mercato con i colossi o del professionista che lavora all'interno del colosso, se mi passate il termine. E da questo punto di vista le strade che sono state individuate sono due: o diciamo la risposta è in termini di fuga dal privato e quindi estensione delle tutele giuslavoristiche a insomma tutti i confini che possono essere toccati, quindi si ricorre alle tutele classiche del diritto del lavoro, oppure la soluzione contraria, cioè si predica, come dire, una impossibilità di estendere le forme classiche di tutela del lavoro subordinato anche a queste categorie e quindi si percorre la strada delle tutele classiche del diritto privato. Allora, la risposta, entrambe le strade sono percorribili e sono state percorse. Nel primo senso, quello dell'estensione della subordinazione, delle tutele previste per la subordinazione, cito soltanto così a titolo di esempio la Corte di Giustizia che nel 2014, nel caso Kunstan Informata nel Media, riconobbe proprio che un prestatore di servizi, cito, può perdere la qualità di operatore economico indipendente e quindi di impresa quando non determina in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma dipende interamente dal suo committente per il fatto che non sopporta nessuno dei rischi derivanti dall'attività economica di quest'ultimo e agisce come a
ausiliario integrato nell'impresa del committente stesso. In questo caso, dice la Corte, siamo di fronte a un falso lavoratore autonomo. Questa è la categoria, diciamo, teorica alla quale si fa riferimento, quella del falso lavoratore autonomo, e quindi tutte le volte che io individuo questo tipo di categoria, che si caratterizza perché il lavoratore in questo caso presta la propria attività lavorativa dietro lo schema formale del lavoro autonomo, ma in realtà questo nasconde una situazione di subordinazione, dicevo, tutte le volte che riscontro questo tipo di situazione dovrei estendere le tutele giuslavoristiche previste per il lavoro subordinato. La strada alternativa che viene suggerita ha degli addentellati anche in questo caso in documenti comunitari, cito per esempio il libro verde della Commissione del 2006 sulla modernizzazione del mercato del lavoro, dove invece si prendeva atto che esiste una zona grigia tra il lavoratore tutelato dal diritto del lavoro e il diritto commerciale, una zona grigia che viene individuata con un'altra categoria teorica, che non è più quella del falso lavoratore autonomo, ma è quello del lavoratore economicamente dipendente, cioè colui sostanzialmente appunto si trova in una situazione peculiare che non è direttamente riconducibile né a quella del lavoratore subordinato né a quella del lavoratore autonomo, perché anche se formalmente autonomo in realtà è economicamente dipendente da un solo cliente, un solo committente o un solo datore di lavoro per il proprio reddito. Pensiamo a, non so, il professionista intellettuale che ha dei rapporti con un ente pubblico, per esempio, no? Che ha come principale cliente un ente pubblico che magari ritarda nei pagamenti o che abbassa, oppure con le assicurazioni, che ha come cliente un'assicurazione che quindi non garantisce il pagamento del lavoro. Allora, quindi la strada, diciamo, è questa, è duplice, è l'individuazione da una parte appunto di questa categoria del falso lavoratore autonomo e dall'altra parte quella del lavoro economicamente del lavoratore economicamente dipendente. Rispetto a quest'ultimo, le tutele sono tutele essenzialmente di tipo giusprivatistico. Prima si è parlato del problema della determinazione del giusto compenso, e quindi quella è sicuramente una misura. L'altra misura sarà quella di agire sui criteri di strutturazione del mercato. L'altra ancora, quella tipicamente giusprivatistica, di valutare le singole posizioni contrattuali e quindi riconoscere il professionista debole. Anche in questo caso probabilmente la strada più esatta da percorrere non è quella di riconoscere la categoria teorica del professionista debole, ma piuttosto, come è stato suggerito più di recente dalla dottrina privatistica, di riconoscere che ormai c'è una sorta di quarto contratto, diciamo noi, cioè di riconoscere che nel contratto ci sono delle asimmetrie informative, e quindi tutte le volte che c'è una situazione di debolezza e una simmetria di potere contrattuale forte, agire con le tutele che il diritto privato mette a disposizione in questi casi di debolezza strutturale di una delle parti del contratto, indipendentemente dal fatto che questa parte debole sia il consumatore o l'imprenditore o il professionista. Quindi parlare in generale della categoria teorica della simmetria di potere contrattuale. E questa, vi dicevo, è l'altra strada, questa giusprivatistica. Qual è delle due strade quella preferibile? Fuga dal diritto privato o ampliamento delle tutele di diritto privato? A mio avviso probabilmente l'errore sta in questa impostazione, cioè nel considerare queste due strade come alternative ed opposte. Al contrario, dovrebbero essere considerate strade che dovrebbero essere percorse in parallelo, cioè laddove sia possibile la tutela giuslavoristica, agire con la tutela giuslavoristica, laddove questa non sia possibile, agire invece con la tutela privatistica. Quindi in questo creerebbe un sistema integrato di tutele, che probabilmente è quello che garantirebbe condizioni migliori alla professione intellettuale. Grazie Francesca per la tua bel intervento, che ci ha fatto riflettere sullo iato tra rappresentazione teorica e dato empirico, e quella della simmetria contrattuale, che mi sembra una strada da poter concorrere insieme con quella giuslavoristica. Darei adesso la parola al professor Giulietti per la parte professore di diritto amministrativo,
per la tutela del lavoro nei contratti pubblici, con particolare riguardo alle clausole sociali. Grazie Presidente, grazie a tutti, buongiorno a tutti, cercherò di essere estremamente rapido e sintetico vista l'ora per consentire che si concluda il convegno nei giusti tempi. Ecco, il tratto comune delle relazioni che mi hanno preceduto e la volontà dell'organizzazione di questo convegno era quello di evidenziare le peculiarità, aspetti peculiari rispetto al rapporto di lavoro tradizionale di cui le trattazioni sul lavoro autonomo. Ecco, nella mia relazione io ritorno al lavoro subordinato, ma sempre evidenziandone un tratto peculiare, e la peculiarità deriva dal contesto in cui si svolgono, dalle condizioni di contesto in cui questi rapporti sostanziano, è quello degli appalti pubblici e delle concessioni, e quindi i rimedi onde evitare lo sproltamento del lavoro, il lavoro povero, nei rapporti contrattuali delle pubbliche amministrazioni. Ecco, la peculiarità sta nel fatto che in questo particolare settore, che è un settore molto rilevante sul piano quantitativo, il 10% del PIL è utilizzato per commesse pubbliche e quindi interessa in larga parte rapporti di lavoro. Ecco, la peculiarità, dicevo, è data dal fatto che il sistema normativo è ispirato per ragioni interne di diritto interno e per ragioni di diritto sovranazionale europeo al principio della concorrenza. Lo scopo della normativa, a partire dalle teorizzazioni sull'evidenza pubblica, è proprio quella di creare delle condizioni di concorrenza per il mercato, onde rendere contendibile in senso competitivo l'aggiudicazione di un appalto, individuando così il soggetto e individuando lo stesso contenuto del contratto. Ecco, se il sistema è ispirato alla concorrenza, il fattore lavoro rientra appieno tra gli elementi su cui si svolge e si deve svolgere questa concorrenza. Tuttavia, questo dato, che è evidente e palese, entra in conflitto con quelle che possono essere le protezioni sociali, anzi può essere fonte di veramente pregiudizio per le ragioni sociali dei lavoratori. Ecco, fonte di lavoro povero. Negli appalti pubblici si gioca l'alternativa tra un favorire il lavoro povero oppure innestare in senso virtuoso pratiche che vanno oltre allo stesso settore degli appalti pubblici e sono modello e spinta per il resto del mercato del lavoro. Ecco, a questo proposito non è recente, ma anzi affonda nella normativa più risalente, l'elaborazione, la posizione di rimedi volti a contemperare le esigenze della concorrenza con quelle della protezione sociale. Norme speciali hanno introdotto già prima dello Statuto dei lavoratori delle regole su ambiti particolari che davano una protezione ai lavoratori. È lo Statuto dei lavoratori, l'articolo 36, che in maniera estremamente innovativa ha generalizzato regole per imporre l'equo trattamento del lavoro e del lavoratore, soprattutto per i contratti di opere, e facendo riferimento in maniera innovativa ai contratti collettivi. È seguito in maniera sempre più stringente e precisa la disciplina del codice dei contratti, il primo codice del 2006, con una giurisprudenza nazionale europea che ha rafforzato questi istituti. Di estrema forza sono state le direttive del 2014 in materia di appalti, che hanno esplicitamente imposto nella disciplina dei contratti pubblici le politiche sociali come obiettivo, quindi contratti pubblici come veicolo
di politiche anche sociali, oltre che ambientali, e per l'innovazione, fino ad arrivare al nostro codice attualmente vigente dei contratti pubblici, il 50 del 2016, e le linee guida dell'ANAC dettate nel 2019 nel numero 13. Qual è il punto da cui muovere? Posto che la rilevanza sociale di protezione del lavoro è ormai scontata, ecco, non sono invece scontati i dettagli applicativi su cui poi si giocano tutte gli obiettivi e i programmi di protezione pensati e posti dalla normativa. Ecco, la questione di fondo è il difficile equilibrio che passa tra la libertà d'impresa e il principio concorrenziale e la tutela del lavoro attraverso le cosiddette clausole sociali. La criticità, operativa riguarda dal punto di vista pubblicistico, ma senza trascurare poi aspetti relativi anche ai rapporti interpretativi tra datore di lavoro e lavoratori, riguarda sia la fase di formazione che quella di esecuzione del contratto. Un rapido cenno va fatto all'articolo 30,4 del codice dei contratti pubblici e all'articolo 50 dello stesso codice. Perché già nell'applicazione di queste due norme, disposizioni, passa questione del contemperamento fra l'esigenza della concorrenza e l'esigenza della protezione. All'articolo 30,4 si fa riferimento ai contratti collettivi, quindi si impone l'applicazione dei contratti collettivi a tutti i rapporti contrattuali della pubblica amministrazione, concessione appalti di servizi e di opere, salvo esclusioni. Anzi, si impone la previsione, di clausole sociali laddove c'è una alta intensità di manodopera. E qui nascono delle difficoltà. Immediatamente è possibile, prima questione, che si ponga un contratto collettivo nazionale di lavoro come unicamente applicabile in un dato appalto e che quindi venga previsto nel bando come riferimento? No, questo non è possibile. La tutela del lavoro in questo senso sovravanzerebbe il principio di concorrenza, la giurisprudenza ha escluso che questo sia possibile. È invece possibile, ai sensi dell'articolo 30, verificare che l'offerente indichi l'applicazione di un contratto collettivo tra quelli vigenti congruente, riferibile all'attività posta a gara, posta a bando di gara. Quindi la stretta connessione tra l'oggetto del contratto collettivo e l'attività che dovrà essere svolta dai lavoratori nell'esecuzione dello specifico appalto. Un altro aspetto problematico, quindi deriva dal fatto che l'articolo 30 fa riferimento ai contratti collettivi stipulati da associazioni di lavoratori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. E qui chiaramente si apre una problematica che non è di diritto amministrativo, è di diritto del lavoro, diritto sindacale, la esatta definizione, in assenza di una legge deputata a misurare la rappresentatività, dell'ambito applicativo di questi contratti. Sappiamo che la frammentazione della contrattazione collettiva rischia in generale e nel particolare per l'applicazione di questa norma di indebolire molto le tutele che si sono volute introdurre.
Quindi già diciamo su questi aspetti generali ci sono evidenti difficoltà e diciamo la protezione del lavoro negli appalti pubblici soffre delle incertezze diciamo a livello sistematico. Ripeto, non si può imporre un determinato contratto collettivo. L'operatore economico in sede di offerta può scegliere e indicare il contratto collettivo nel limite della congruità però rispetto all'attività che si va a svolgere, con la difficoltà poi che la frammentazione della contrattazione collettiva potrebbe in fondo non assicurare, dare troppa scelta all'operatore economico e non assicurare poi l'obiettivo di protezione sociale. Anche l'articolo 50, che oltre a ribadire la obbligatorietà delle clausole sociali, in particolare l'indicazione del contratto collettivo, laddove c'è alta intensità di manodopera, richiede oltretutto l'inserimento delle cosiddette clausole di seconda generazione, che sono quelle dell'assorbimento, cambio di appalto, la manodopera va tendenzialmente riassorbita. Perché dico tendenzialmente? Perché anche qui ritorna quello che abbiamo già detto, cioè questa tensione tra protezione del lavoro e principio della concorrenza. Anche qui la giurisprudenza europea, la giurisprudenza nazionale esclude che si possa imporre al subentrante la presa in carico nella quantità e nella qualità dei rapporti di lavoro in essere. Ciò che le clausole di riassorbimento impongono è che gli offerenti in sede di offerta propongano un piano in cui evidenzino quali sono le misure per il riassorbimento, che può essere anche parziale. Ecco, il compromesso è dato dall'obbligo di porsi il problema per l'operatore economico del riassorbimento, di operare il riassorbimento, lasciando un margine flessibilità in ordine al riconoscimento dell'autonomia organizzativa di organizzazione del lavoro. Non a caso l'articolo 50 fa riferimento non ad un obbligo di assorbimento, ma alla promozione dell'assorbimento della manodopera in sede di cambio di appalto. Quindi il termine promozione è estremamente significativo. Ecco, per concludere, direi questi aspetti che sono stati evidenziati solo in linea generale, in ogni fase del rapporto contrattuale della pubblica amministrazione, sia per quanto riguarda la formazione che poi per quanto riguarda l'esecuzione, presentano dei punti di criticità, di frizione. In base all'articolo 50 doveroso per la gran parte delle tipologie di appalti prevedere una clausola sociale, sia in termini di applicazione del contratto riguardo al riassorbimento, è evidente che ove l'operatore economico che l'operatore economico ha un onere di dichiarazione nella documentazione d'offerta, e se questo onere non viene adempiuto è possibile l'esclusione dalla gara d'appalto. Su questo c'è giurisprudenza. Questione problematica è se poi in queste ipotesi si possa ricorrere al cosiddetto soccorso istruttorio o meno. E questo dipende da un ulteriore fattore, cioè che è particolarmente interessante, se poi la organizzazione del lavoro possa essere valutata in sede di presentazione di offerta. Se è positiva la risposta a questo interrogativo, allora il soccorso istruttorio non potrebbe essere espletato. Su questo si apre una questione. La giurisprudenza ha sostanzialmente
non ha una posizione, diciamo, definita sulla valutabilità in sede di presentazione d'offerta, dando un punteggio della politica, diciamo, di riassorbimento, ad esempio. Però si dice che se il punteggio è particolarmente sproporzionato per questo tipo di criterio, si va a rischiare di comprimere eccessivamente la libertà dell'imprenditore, per cui in fondo, poiché la clausola sociale già impone come requisito di ammissione la presentazione di un piano di riassorbimento, se poi viene anche valutato dando un punteggio per la scelta dell'offerta, diciamo, diventa una gabbia troppo stretta per l'operatore economico. In questo senso si andrebbe a ledere, quasi a predeterminare, l'esito della gara. E su questo la giurisprudenza è stata molto rigorosa nel annullare i bandi che contenevano questa previsione. Ancora dopo, diciamo, la valutazione delle offerte, è rilevanza amplissima che non possiamo trattare in questa sede e nei tempi. Le clausole sociali hanno rilevanza nella verifica eventuale dell'anomalia dell'offerta, costituiscono sicuramente, fermo restando che la valutazione della congruità dell'offerta in sede di verifica dell'anomalia, esercizio di discrezionalità tecnica, insindacabile se non per manifesta irragionevolezza, è tuttavia l'obbligo di applicare un contratto collettivo di lavoro è parametro certo su cui valutare la congruità dell'offerta, soprattutto laddove poi si deve fare. Qui il giudice invece va proprio nel merito, trattandosi di un elemento di fatto, soprattutto laddove si deve andare a verificare la congruenza, la coerenza tra l'oggetto del contratto collettivo e l'attività, per cui effettivamente se questo parametro è carente, se questo aspetto è carente, l'offerta risulterebbe non congrua e quindi il sindacato su questo del giudice è molto incisivo. Tutto quello che abbiamo detto riguarda l'aspetto competitivo per l'aggiudicazione del contratto. C'è tutta un'altra fase che viene spesso poco studiata, dagli amministrativisti, viene poco studiata dai civilisti, è un po' terra di nessuno, come l'ha definita l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato nel 2020. Cioè quella dell'esecuzione del contratto. In fondo l'esistenza di clausole sociali di per sé, non, con tutte le problematicità che abbiamo visto in sede applicativa, non è che garantisce molto se poi a queste clausole sociali non si dà effettività in sede di esecuzione. E in sede di esecuzione le clausole sociali presentano due versanti. L'una sicuramente più effettiva e più facile da tutelare, che è quello del rapporto interprivatistico tra datore, che si è obbligato nei confronti dei lavoratori a quel trattamento che ha dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, applicando peraltro un contratto collettivo, e il lavoratore, per cui il lavoratore può rivendicare sempre il diritto di fronte al giudice ordinario in veste di giudice del lavoro. Ma la questione non riveste soltanto una rilevanza privatistica, ma ben può assumere e ben assume una rilevanza pubblicistica, perché in fondo, voglio dire, il costo del lavoro e fa parte dell'offerta, e l'offerta è la ragione per cui un soggetto, un operatore economico, è stato prescelto. Ecco, quelle regole a cui si è obbligato devono essere rispettate in sede di esecuzione, altrimenti
diciamo, ci sarebbe uno squilibrio e una vanificazione della stessa procedura competitiva. È del tutto ovvio che se non si rispetta ciò a cui ci si è obbligati, si va a falsare, diciamo così, la stessa procedura di aggiudicazione. Quindi tra fasi di formazione del contratto pubblico e fase di esecuzione c'è una relazione, diciamo, più univoca, insomma, non c'è una separazione netta. Per cui, ecco, ben può, e su questo è stata, diciamo, ferma l'ANAC nelle linee guida che poc'anzi dicevo sono state emanate nel 2019, nel affermare che la violazione delle clausole sociali costituisce presupposto per la risoluzione del contratto in essere per gravi inadempimenti, ove si verifichi che effettivamente costituisca grave inadempimento ai sensi dell'articolo 108,3 del codice dei contratti. Quindi sicuramente assume una rilevanza pubblicistica e anzi, in fondo, diversamente dal privato, l'amministrazione, a fronte di un inadempimento grave delle clausole sociali, avrebbe il dovere di procedere alla risoluzione, perché, ripeto, a quelle clausole sociali, le clausole sociali che sono state dichiarate sono state, diciamo, motivo per l'aggiudicazione, tra gli altri. Quindi è come non farsi carico dei costi che si sono a cui ci si è obbligati. Ecco, chiaramente questi sono soltanto alcuni aspetti di quel difficile equilibrio, di quella problematica relazione tra libertà d'impresa e diciamo protezione politiche sociali e protezione del lavoro negli appalti pubblici. Ma ecco, questa dialettica non è un aspetto, diciamo, soltanto generale e speculativo, ma poi si innesta in ogni passaggio che le pubbliche amministrazioni fanno nell'aggiudicazione e nell'esecuzione dei contratti pubblici. Grazie. Grazie professor Giulietti, io ringrazio Walter per l'interessante contributo, non solo per il passaggio tra libertà economica e clausole sociali, ma anche per l'ultima parte sull'effettività, che è il problema più serio, poi al di là delle clausole sociali, poi come renderle effettive nella pratica. E questo mi sembra anche un segnale importante anche per la tutela del lavoro povero, perché poi sono i lavoratori che poi ci rimettono in queste situazioni. Io prima di tutto vorrei chiedere se ci sono domande da parte dei partecipanti alle numerose suggestioni che sono venute dai relatori. Volevo sapere se c'erano domande, potete anche accendere il microfono. Se non ci sono domande, io poi darei la parola alla professoressa Brollo, che è capofila della nostra unità di ricerca, che ringrazio per la partecipazione, che ci può dare anche delle valutazioni sullo stato della ricerca sulle varie competenze che sono state noi assegnate. Grazie. Grazie Pietro, anche per aver condotto in modo così brillante questo incontro, che purtroppo ho ascoltato solo in parte perché ero impegnata su un'altra questione che è collegata ai PRIN, che è quella della possibilità di pubblicare poi i prodotti della nostra ricerca in open access, ed ero impegnata a dialogare con le case editrici per convincerle che è importante che ci mettano un periodo di embargo corto per permetterci di pubblicare fino all'ultimo minuto i prodotti della nostra ricerca e poi appunto rilasciarli in modalità a costo zero, disponibili per tutta la collettività. Quindi è un problema importante che dobbiamo risolvere e per poterci permettere appunto di mostrare a tutti i prodotti della nostra ricerca. Ricerca, come si è visto anche oggi con questo interessante convegno, ha questa peculiarità di una chiave di lettura interdisciplinare, addirittura non interdisciplinare solo nell'ambito giuridico, ma interdisciplinare dialogando anche con discipline e settori a noi molto vicini, a partire da quelli economici, della ricerca economica.
Ed è sempre questa chiave di lettura che adotteremo anche nel prossimo incontro, quindi sono felice di dare a tutti l'appuntamento al 20 aprile, un appuntamento per un evento ibrido, nel senso che saremo presenti a Udine, ma anche online, e quindi potrete seguirci sia in diretta che poi in differita sul canale Play UniUd. È un appuntamento nel quale invece, continuando questo ragionamento sui lavoratori poveri nonostante il lavoro, vogliamo guardare con ottimismo agli strumenti per combattere questo fenomeno, in particolare la leva della formazione, e in particolare esaminando appunto quali contributi può dare il PNRR, e quindi avremo tutta una serie di interventi qualificati di ambito economico e giuridico per capire appunto quali risorse abbiamo a disposizione, come possiamo usarle e far sì anche che poi noi a nostra volta portiamo dentro gli Atenei queste conoscenze e competenze per far sì che possa iniziare una nuova fase di sviluppo del capitale umano, in cui appunto il nostro contributo possa essere quello di arricchire le risorse preziose che già ci sono, ma che possono risultare disallineate rispetto ad alcuni contesti socio-territoriali. Quindi ringrazio tutti i relatori di oggi, a partire appunto dall'amico e collega Pietro Lambertucci, per questa apertura della nostra serie di webinar primaverili, e appunto il secondo appuntamento sarà con quello di Udine, il terzo invece sarà con quello milanese e chiuderà quello bolognese. Quindi avremo l'occasione di darci un appuntamento quasi mensile su queste tematiche, procedendo quindi nella ricerca su questo tema che purtroppo è di grande attualità, anche perché rischia di alimentare diseguaglianze strutturali, creandone anche di nuove. Vi ringrazio a tutti e vi auguro arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie. Grazie Marina, grazie, arrivederci a lei, tutti i partecipanti. Arrivederci, grazie. Grazie a lei. Grazie. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci a tutti. A presto. Ciao a tutti. Ciao. Grazie, ciao. Arrivederci, ragazzi. A presto, arrivederci. Grazie, arrivederci. A presto, arrivederci.